commerciale Mongolfiera, da più di 20 anni, il nostro punto di incontro. Oltre 60 negozi, 3 punti ristoro e un mare di eventi. Il tuo shopping a 2 passi da casa. Al miglior prezzo li trovi solo dall'aristocratico Don Diego. Capsule originali e compatibili per tutte le macchine. Rivenditore autorizzato Caffiteli, Toscano, Barbaro, Illy, Don Diego Caffè e tanti altri. Inoltre Don Diego è anche punto Planet Pay 365. Scopri tutti i servizi telematici, tra cui apertura e ricarica conto gioco. Vieni a trovarci, siamo in Viale Candelaro 28D. La Falcone, dell'azienda agricola Falcone del Castello. Per me fare il vino significa mantenere la tradizione e contemporaneamente creare qualcosa di nuovo. Ascodelo nasce nel 2017. È un vino bianco, secco, fresco, sapido e dai profumi eccezionali, tipici del vitigno da cui deriva. Made è un'agenzia che si occupa di strategie comunicative multicanale. Combiniamo creatività e tecnologia digitale per realizzare progetti unici. Made offre tutti i servizi digitali utili al tuo brand: digital marketing, social media, grafiche, videoclip. Senza trascurare i canali di comunicazione offline. www.madecommunication.it. Macchine da caffè, pausa caffè, le migliori capsule originali, pausa caffè, le migliori capsule compatibili, pausa caffè è rivenditore autorizzato dei migliori marchi, Caffiteli, Don Diego Caffè, Barbaro, Toscano, Illy e tanti altri. Inoltre, pausa caffè è anche punto Planet Pay 365. Scopri tutti i servizi telematici, tra cui apertura e ricarica conto gioco. Pausa caffè è a Foggia, in Viale Michelangelo 79. Buonasera amici sportivi di Mitico Channel e ben ritrovati con Fino al 90esimo, ancora insieme, 13ª giornata del campionato di Serie C, Girone C, per raccontarvi quella che sarà la partita tra Foggia e Paganese. Buonasera Antonio Seba. Buonasera a te Daniel e a tutti coloro che ci ascolteranno fino alla fine del 90esimo. Allora, noi abbiamo già la formazione, tra poco andremo a vivere anche le emozioni dallo Zaccheria, abbiamo una serie di foto da mostrare perché oggi si è tenuta anche la presentazione del settore giovanile, insomma un progetto importante, Tonio, speriamo che abbia una buona riuscita visto che il settore giovanile manca a Foggia da circa 20 anni a questa parte. Andiamo subito a leggere la formazione scelta da Mister Zema, perché Mister Zema sceglie di cambiare e ci sorprende soprattutto lì in attacco. Ci aspettavamo Holger Mercai dal primo minuto, invece no, c'è una novità, la leggo l'11, Tonio, e te lo lascio commentare. 4-3-3 all'astra tre pali, difesa composta da Garattoni, Sciacca, Di Pasquale e Martino, centrocampo con Garofalo, Maselli e Gallo, e attacco composto da Tuzzo, Ferrante e Curcio. Tonio, cosa ne pensi della scelta di Mister Zema? Beh, indubbiamente è una scelta quasi condizionata quella che, a cui ha dovuto far ricorrere Zeman, perché mancano Mercai, manca
mancano insomma, gli elementi importanti, Rocca, che evidentemente hanno ancora qualche problema fisico. Si sperava nel recupero di almeno un paio dei tre, e invece insomma, sono tutti in panchina, e chissà se avranno spazio anche nel corso della partita. Intanto c'è un tifoso che evidentemente sì, è fuori dallo stadio. Segnaliamo che subito. Ci segnala che sono ancora fuori perché i tornelli non funzionano. È scandaloso, aggiunge, vedere che in effetti a pochi minuti dall'inizio della partita è grave il fatto che la gente riesca ancora a stare fuori, insomma. Anche perché a Foggia quest'oggi non c'è un bellissimo clima, quindi piove, fa freddo, quindi è davvero brutto per chi paga un biglietto restare fuori e non entrare allo stadio. Segnaleremo subito, anzi speriamo che qualcuno della società sia all'ascolto della nostra diretta. Intanto Daniel, qualche minuto fa c'è stata a bordo campo, non so se è una premiazione, qualcuno con il presidente canonico ha consegnato a Zeman un qualcosa che poi Zeman ha custodito in una busta ed è portata nello spogliatoio, quindi ulteriore premiazione probabilmente. Oggi lo andiamo subito a dire, oggi è un pomeriggio di grandi emozioni perché mister Zeman raccoglie e ipoteca quella che è la sua millesima panchina sì. In carriera, quindi 1000 panchine per mister Zeman. Mister Zeman che è stato premiato, è stato anche oggetto di belle parole da parte del presidente della Lea Pro Ghirelli, e Zeman oggi festeggia le 1000 panchine. Tra l'altro Tonio, anche un pomeriggio particolare perché è stato presentato il progetto del settore giovanile del Foggia, tra poco andremo a vedere le foto, e lo staff del settore giovanile ne ha approfittato per fare gli auguri al presidente Nicola Canonico, che quest'oggi compie 49 anni, quindi una festa per Zeman, una festa per Canonico, e qualcuno, Antonio, aggiungerebbe una festa anche per un super tifoso del Foggia, si tratta di Emilio Cavelli, che ieri invece ne ha spente 70 di candeline. Simpatico lo struscione che gli hanno regalato i tifosi, in pratica. 70 anni di... 70... Sì, 70 anni di, insomma, di emozioni e di marachelle che Emilio ha combinato nel corso della sua carriera da ultra. Tonio, noi abbiamo anche abbiamo i due schieramenti completi, anche quello della Paganese, lo ritroviamo quest'oggi in occasione della 13ª giornata. Il Foggia, ma soprattutto Zeman, ritrova un suo discepolo. Racconteremo anche quello scherzo fatto all'allenatore della Paganese, Gianluca Grassadonia, che ritorna a Foggia dopo un'esperienza negativa, quella vissuta ai tempi la Serie B, che poi si concluse. Certamente non è ben ricordato dai tifosi del Foggia Grassadonia dopo quell'esperienza avuta proprio alla guida della maglia rossonera. È però comunque un allenatore che ha anche giocato a Foggia, quindi da calciatore forse qualche ricordo in più l'aveva lasciato. Certo, forse più da calciatore che da allenatore. Allora, questo è un discepolo di Luca, lo ricordiamo, che schiera il suo solito 3-5-2, Paolo Baiocco tra i pali, Edoardo Bianchi, Edoardo Sbampato, Marco Firenze, Fernando Tissone, Davide Manarelli, Matteo Zanini, Carmine Cretella, Giuseppe Guadagni, Carmine Iannone e Antonio Zito. A disposizione del tecnico Campano, Sabino Pellecchia, Leonardo Caruso, Leonardo Vitiello, Viti Giorgio, Giovanni Volpicelli, Francesco Perlingeri, Marzio Pica, Cristiano Sussi, Edoardo Scanagatta, Agostino Del Regno e campanile Alessandro. Andiamo a rileggere anche l'11 scelto da mister Zeman, eccolo qui, 4-3-3 Alastra, difesa a 4 composta da destra verso sinistra da Garattoni, Sciacca, Di Pasquale e Martino, quindi adattato ancora una volta sulla corsia di sinistra, centrocampo a 3 con Garofalo, Maselli e Gallo, tridente composto da Tuzzo, Ferrante e Curcio. A disposizione il tecnico Boemo ci sono Giacomo Volpe, Andrea Rizzopinna, Michele Rocca, Holger Mercai, Vittorio Vigolo, Domenico Cirasore, Roberto Dienno, Marco Ballarini e Davide Peterman. Peterman e Rocca inseriti in formazione ma non al pieno della condizione fisica. La gara dello Zaccheria sarà diretta dal signor Emanuele Frascaro della sezione di Firenze, primo assistente il signor Domenico Castro della sezione di Livorno, secondo invece il signor Egidio Marchetti della sezione di Trento, quarto ufficiale Fabio Pirrotto della sezione di Barcellona, Pozzo di Grotto. Tonio, si è già giocato qualche match di questo turno di campionato, magari andiamo a leggere i risultati finali perché c'è qualche novità di giornata, come per esempio la sconfitta del Bari che ha inaugurato questo 13° turno. Sì, allora le partite giocate ieri praticamente: Avellino batte Taranto 2-1, Campobasso e Catania 4-4, lo cambolesco e pittoresco questo risultato.
poi ai Gettobene, a Castellammare di Stabia, Juve Stabia batte Bari 1-0, Vibonese e Monopoli 1-1. Poi c'è anche Messina Campobasso che si è giocata alle 14:30, 2-0 per il Messina sul Campobasso. Il Palermo invece ha impattato con, anzi no, sono risultati vecchi questi, scusami. Sì, Comunque, questi erano la prego. I risultati ottenuti fino a questo momento in pratica. Poi Sì, c'è il la Grande. tredicesima giornata che appunto continuerà con i match delle 17:30 che sono Catanzaro Messina, Foggia Paganese, Potenza Picerno, Virtus Francavilla, Latina. Magari Sì, fammi vedere la mancano sì. due risultati, il Palermo che ha battuto la Fidelis Andria per 2-0 ad Andria e il Monterosi Tuscia che ha perso 3-1 con la Turris in casa. Tonio, magari andiamo a leggere anche la formazione, la classifica, perché cambia soprattutto nelle zone alte. Cambia, ma resta comunque corta la graduatoria di questo girone C. Guida il Bari a quota 27, vedete a sinistra una freccia rossa che segnala lo stop della formazione barese, poi segue il Palermo con 23 punti. Gli stessi del Monopoli, Turris a quota 22, Catanzaro, Avellino e Taranto con 20 lunghezze, poi c'è il Foggia a quota 18 e subito dopo la Paganese, quindi una vittoria del Foggia potrebbe portare i rossoneri nelle zone altissime della classifica. Virtus Francavilla 17 punti, Juve Stabia 16, Campobasso 16, Picerno 16, Monterosi 13 e poi invece nelle zone gialle, nelle zone da playout Messina con 12 lunghezze, Latina 11, Potenza 10, Vibonese 9 e poi chiude l'Andria fanalino di coda. Tonio, troviamo subito dopo il Bari due formazioni, una che recupera dopo un inizio di campionato non dei migliori, parliamo ovviamente facciamo riferimento al Palermo, e poi il Monopoli che continua ancora a resistere, a mantenere il secondo barra terzo posto. Chi ti sorprende di più? Ma evito la sorpresa, per il momento resta ancora la Turris che continua comunque a fare risultati. Il Monopoli indubbiamente forse nessuno se l'aspettava all'inizio del campionato, però ha cominciato bene e sta continuando a fare bene, ottenendo ottimi risultati anche sui campi avversi. Ovviamente nel corso di questa diretta avremo i nostri collegamenti, ritornano due ex rossoneri. Nel primo tempo avremo Franco Caraccio, attaccante argentino, che molti di voi ricorderanno per quel gol negli ultimi minuti di quella partita play-out, di quello scontro salvezza tra Foggia e Pescina. Insomma, Franco Caraccio siglò quella rete del 2-1, salvando le sorti del Foggia nella stagione 2009-2010. E poi invece nel secondo tempo avremo un Satanello che rievoca i ricordi migliori del passato rossonero e si tratta di Maurizio Mimmo, portiere del Foggia in Serie A dal 75, prima in Serie B e poi in Serie A dal 75 al 78. Nel frattempo, Tonio, le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Esatto. Foggia con solita maglia a strisce rossonere, mentre invece la Paganese con maglia bianca e numeri blu. Tra poco vi diremo da quale parte dei teleschermi attaccherà invece la formazione diretta da mister Zeman. Ti aspetti qualcosa di vedere qualcosa di particolare oggi, Tonio? No, mi aspetto di vedere un Foggia sicuramente diverso da quello visto ultimamente, insomma, un Foggia che soprattutto dopo la delusione di Coppa con l'Andria, è un Foggia che oggi deve riscattare le opache prestazioni delle ultime partite e soprattutto deve cercare di festeggiare questi avvenimenti, vale a dire le 1000 panchine di Zeman, il compleanno del presidente canonico e quindi anche i tifosi che insomma, qualche mugugno l'hanno mandato a fine partita. Intanto abbiamo già diversi tifosi che ci scrivono da casa, li andiamo a salutare e poi andiamo con il nostro primo sondaggio. C'è Maurizio Scillitani della redazione di Midico Channel che salutiamo, ci saluta. Quindi, ciao Maurizio, poi abbiamo Ornella, tifosissima rossonera che ci segue da Bologna, poi abbiamo ovviamente papà Alessandro e Annalia che ci salutano e ricambiamo, poi c'è Diego che ci scrive buonasera sempre Forza Foggia,
Giuseppe, forza Foggia da Torino. Poi c'è anche un messaggio di auguri. Auguri Presidente, auguri Maestro Zeman, auguri Emilio. Un simpatico saluto Daniel e al mitico Tonio Sepa. Quindi ringraziamo Francesco per essere in collegamento con noi, per aver scelto Mitico Channel. Poi ci chiedono perché Mercai in panchina. La risposta è stata data da Tonio, perché forse Mercai non è a pieno della condizione fisica. Nelle ultime gare l'abbiamo visto poco, e forse è questo il motivo alle tante domande che voi ci avete posto sullo scarso impiego di Holger Mercai. Poi c'è Vincenzo che scrive forza Foggia, Giuseppe, forza è sempre forza Foggia, da Giuseppe, San Giuseppe Vesuviano. Ciao Mitico, sempre presenti da Trento. Andiamo avanti, saluti da Bologna, Fovea, sempre imperat. Forza Foggia, forza Magico Foggia dalla Sardegna, ci scrive Dino. Ancora, poi c'è già chi invece risponde ancora prima di mandare in onda il nostro sondaggio. Forza Foggia da Vicenza 2-0 per il Foggia. Buona partita a tutti, conclude Antonio. Speriamo bene, buona radiocronaca. Un saluto da Antonio da Parma. Allora, visto che ci troviamo, Antonio, lanciamo proprio il primo sondaggio. Quanto finirà, quale sarà il risultato esatto secondo voi di questo match che vedrà ancora una volta protagonisti i rossoneri di questo Zeemanlandia 4.0? Quale sarà il risultato finale di Foggia Paganese? Si attende solo il fischio d'inizio e poi partiamo con il racconto di questo match. Antonio, tra le fila della Paganese c'è un centrocampista, una mezzala, Marco Firenze, che in passato è stato attenzionato dal Foggia quando, insomma, Giovanni Stroppa lo mise nel mirino dei rossoneri, poi non riuscì mai ad arrivare. Il Foggia in queste prime partite di campionato, anche se in realtà ci avviciniamo alla conclusione di questo girone d'andata, ha sofferto soprattutto le mezze ali, gli inserimenti delle mezze ali e la profondità. È da tenere d'occhio un giocatore come Firenze? Indubbiamente ha delle buone caratteristiche, soprattutto nelle zone di campo a cui facevi accenno tu, e quindi bisogna tenere d'occhio questo calciatore che, ripeto, Stroppa avrebbe voluto a Foggia, ma che non è riuscito a portare, insomma, che comunque sta facendo bene anche nella Paganese di Grassadonia. Cioè, tra l'altro Firenze che nelle ultime stagioni in singolo ha vestito maglie anche di categorie superiori, come per esempio proprio il Crotone in Serie B. Tifosi che rispondono al nostro sondaggio, c'è Raffaele Ianzano che ci scrive 2-1 per il Foggia, Alfredo Troisi invece Foggia Paganese 3-1, C'è anche un 4-0. chi segna il primo gol? Curcio, che oggi è stato schierato titolare in un altro attacco inedito, perché c'è Tuzzo che parte dal primo minuto, poi 4-0 per il Foggia, Francesco Scarpiello, 1-1, 3-1, e poi invece c'è un messaggio diplomatico perché Marcello ci scrive: non importa il risultato, ma la prestazione. Se arriva la stessa, arriva il risultato. Salutiamo tifoso della Paganese che si chiama Forza Paganese, lo ringraziamo per aver scelto Mitico Channel per seguire la partita. E poi invece c'è Giuseppe Martino, un saluto a te e Tonio da Lissone, Monza, Forza Foggia, grazie perché come sempre ci seguite da lontano. 1 minuto e 30 secondi sul cronometro del signor Frascaro della sezione di Firenze, quindi il match dello Zaccheria che è già iniziato. Tonio, nel corso di questa settimana ha parlato Mister Zeman delle dichiarazioni importanti, perché Mister Zeman è stato premiato oggi in occasione della sua millesima panchina, qualcuno direbbe mille e una notte, visto che questo match è in serale. Ma Mister Zeman ha parlato anche su quello che lui chiede al calcio. Prima di ancora qualcosa da chiedere al calcio, magari ascoltiamo queste sue dichiarazioni e poi ritorniamo con il racconto da Peccio. Buonasera mister, Daniel Miulli, Foggia Buonasera. Calciomania. Innanzitutto le chiedo chi ritrova dei suoi uomini, visto comunque la formazione decimata in occasione della partita con l'Andria, 19 convocati, e anche che partita si aspetta con la Paganese, ritrova tra l'altro un suo discepolo Grassadonia. Vabbè, decimata non direi, è vero che ci mancheranno quattro giocatori, ma visto che siamo sempre 24-25. In 11 ci andiamo. Discorso dell'avversario, per me è un avversario che propone un buon gioco, hanno tante giocate standardizzate, io spero che riusciamo a leggerli.
su Grassadonia, per me è un bravo allenatore, a parte che l'ho incontrato già in Serie B quando ero a Pescara. È vero che abbiamo vinto, ma sono due squadre completamente diverse. A parte loro, ho sentito che anche loro hanno qualche problema per fare la formazione. Mister, poi le volevo fare una domanda personale. Stamattina si è tenuto un bel tavolo in compagnia anche del presidente canonico, del presidente della Lega Ghirelli e delle autorità foggiane. Le volevo chiedere, dal calcio, dal punto di vista personale, ha avuto tutto quello che cercava e che il calcio le poteva dare, oppure cerca ancora qualcosa? No, io cerco di fare ancora calcio perché mi diverto a farlo. È normale che ci siano tempi belli e tempi brutti. Di solito si cerca di superare i tempi brutti. Voglio fare divertire la gente, voglio far venire la gente. Ho parlato anche lì alla riunione, che penso che la gente, visto che si lamentavano che c'è. Ci sono poche presenze, penso che in tutto il campionato gli stadi sono riempiti al 32%. Che non basta, bisogna chiedersi perché. Per me è discorso di orari, di partite prima. Come fai fai venire la gente alle 9 di sera, alle partite, alle 8 e mezza. Quindi lì si perde tanta gente. E poi non diventiamo più credibili come campionato. Non diventiamo più credibili come campionato, sei d'accordo, Tonio? Il problema di questo calcio moderno è il calcio spezzatino delle TV a pagamento. Ma indubbiamente è un grosso problema questo, soprattutto per i tifosi, perché gli orari sono davvero assurdi. Contiamo le partite alle 12:30, contiamo le partite alle 21, le partite alle 20:30, soprattutto adesso che sta per arrivare l'inverno, diventa problematico per spostarsi, soprattutto chi viene dalla provincia, chi viene da fuori sede, insomma. Dunque, Zeman ha ragione in questo. Zeman poi ha detto anche una cosa molto importante che credo nessun altro allenatore abbia mai detto. Ha fatto riferimento ai tifosi che purtroppo a Sì. Foggia i tifosi si sentano padroni della squadra. È una cosa piuttosto pesante quella che ha detto Zeman, ma che comunque ha il suo senso, se vogliamo, no? Considerando quanto accade certe volte negli stadi. Sì, è stato forse. Sì, è stato molto coraggioso intanto a dirlo, perché nessun altro allenatore si sarebbe mai permesso di dire una cosa del genere. Sono pienamente d'accordo, Zeman, che ha sollevato un argomento molto molto importante e forse si è fatto anche qualche nepico in più, però sappiamo il carattere di Mister Zeman. Intanto, Tonio, prima avevamo parlato della cerimonia che si è tenuta in apertura di questa partita. Abbiamo delle foto che ci arrivano dallo stadio, ringraziamo il fotografo, anzi tutta la squadra di Foggia Calciomania che lavora per la riuscita di questa diretta. Eccole qui le foto, insomma, gli auguri fatti al presidente del Foggia, Nicola Canonico. Potete guardare lo staff che va a comporre questo settore giovanile quest'annata 2021-2022. Ecco qui foto che arrivano direttamente dallo ZAC, il presidente Canonico, il vicepresidente Sario Masi, Emanuele Canonico, figlio del presidente nonché consigliere di questo consiglio di amministrazione rossonero. E poi ovviamente anche la foto con i più piccoli, con le varie categorie Categoria. del settore giovanile. Insomma, Antonio, una bella iniziativa, speriamo che si possa ritornare a sfornare talenti. Se non ricordo male, l'ultimo talento sfornato dal settore giovanile del Foggia, Michele, pazienza. esatto, porta il nome di Michele Pazienza e risaliamo all'inizio degli anni 2000. Eh sì, sono tanti anni che purtroppo il settore giovanile del Foggia è stato completamente abbandonato e lasciato solo a se stesso. E invece è una categoria importante da seguire perché è da lì che si possono poi creare appunto i campioni locali e quindi eventualmente anche sarebbe un grosso risparmio per la società che avrebbe bisogno di questi innesti locali. Ci continuano a scrivere.
C'è un tifoso che scrive: Mio Lisepa, che attacco! Peccato che Zeman gioca con il 4-3-3, quindi noi in coppia non possiamo, non possiamo giocare in attacco con Zeman. Foggia Paganese 2-0, invece il pronostico di Giuseppe Paglia. Daniele ci scrive: Il Foggia vince 4-0. Oggi segna Gallo, lo sento. E poi ci chiedono dove posso vedere la partita live. In live, ovviamente, acquistando uno dei pacchetti suggeriti dalle pay per view, Eleven Sport. Anzi, oggi non è, oggi la partita, se non sbaglio, non è nel programma di Sky Sport, quindi potrete vederla solo su Eleven Sport. Sì. Ottavo minuto allo stadio Pino Zaccheria, il Foggia che prova a giocare per le vie centrali con Gallo che va da Maselli, allarga sulla corsia di destra, bravissimo il giovane metronomo di Zeman. Garattoni prova a servire con un cross molto invitante, Alessio Curcio, ma e guadagna un calcio d'angolo. Sì, una piedata di un difensore avversario riesce a sventare un pericolo e a regalare un calcio d'angolo al Foggia, subito battuto, ma terminato con un nulla di fatto. Più spazio per questo ragazzo Tuzio che arriva dal Chievo, non ha avuto modo di giocare all'inizio di questa stagione, oggi invece lo vediamo dal primo minuto, come è accaduto in Coppa Italia. Zeman ne ha parlato bene. Antonio, che idea ti sei fatto? Ma io da quel poco che ho visto, soprattutto in Coppa, non mi è dispiaciuto, insomma, è stato forse uno dei più positivi nel debacle con l'Andria. Quindi comunque è un ragazzo da seguire. C'è un commento di Paolo che ci scrive: Un saluto a tutti, purtroppo a letto con la febbre, ma vi seguirò sempre. Forza Primo, siamo con te. Ovviamente Paolo, rimettiti presto e continua a seguirci qui su Mitico Channel. Li ricordiamo gli appuntamenti del giorno. Dopo, fino al 90esimo, c'è come sempre l'immancabile post partita di Mitico Channel con Pino Autunno e i suoi ospiti. 90esimo rosso-nero in programma alle 19:40, sia su Mitico Channel sia su Teleblu, canale 72 del digitale terrestre. Estratto un cartellino giallo per il Foggia, ci segnala il nostro virtual stadium Guido Di Muzio. Secondo me la formazione non va cambiata ogni domenica. È vero che ci sono infortunati, ma per assemblare una formazione, un gioco, bisogna cambiare giusto il necessario. Ammonito tra l'altro Martino, quindi il primo giallo del match è stato estratto all'indirizzo di Pietro Martino al minuto numero 10. Un fallo un po' ingenuo, Tony. Eh sì, poteva essere evitato questo fallo, certamente. Comunque siamo all'inizio, le due squadre si stanno ancora studiando, anche se il Foggia ha già tentato qualche tentativo a rete, un tiro parato dal portiere a terra e poi un tiro alto sulla traversa. Intanto c'è questo calcio d'angolo corto, in pratica un Sì, calcio di seguiamolo. punizione, tipo un calcio d'angolo corto a favore della Paganese. L'arbitro sta segnando in pratica lo spazio per il difensore del Foggia che intende fare la barriera. Sono 5, anzi 6 le maglie bianche in area, quindi Paganese che attacca a pieno regime. Oggi qualche Ecco. assenza importante, Tonio, tra le fila della Paganese. Manca, seguiamo questa punizione, bloccata la difesa del Foggia, Foggia che prova a ripartire in grande velocità, ma la Paganese blocca questo contropiede. C'è qualche assenza importante tra le fila della Paganese, manca un certo Gigi Castaldo che comunque fa sempre la differenza in categorie come queste. 12esimo minuto, lo so, Pino Zaccheria, la Paganese che prova a impostare centralmente con un esterno destro di un difensore centrale di mister Gianluca Grassadonia, ma fa buona guardia, sciacca, recupera e fa ripartire il Foggia sempre sulla corsia di destra. Buono il dialogo tra Gallo e Tuzio, prova a mantenere la palla Garofalo al centro, non ci arriva nessun occhio perché Curcio la stoppa al centro dell'area, palla nel cuore dell'area di rigore. Scivola via, arriva dall'altra parte Pietro Martino per raccogliere la sfera, ma un Foggia un po' disordinato, provano molte giocate aeree e poco a giocare la palla a terra. Intanto c'è qualcuno che ritorna a scriverci, ma Peterman e Rocca sono in panchina, infortunati? No, Peterman e Rocca sono in panchina, ma probabilmente non al top della condizione. Ecco perché oggi dal primo minuto al loro posto ci sono Garofalo, che tra l'altro ha sfornato un'ottima prestazione in Coppa Italia con una preziosa doppietta.
un punto di vista anche poco utile, visto il risultato della pioggia. D'altra parte, invece, c'è Maselli, che è stato recuperato dal tecnico Buimo, un giocatore, un ragazzo di proprietà del Lecce, cui Teman ci crede molto, e quindi ritroviamo Maselli dal primo minuto. Quindi Peterman e Rocca in panchina potrebbero magari subentrare e rosicchiare qualche minuto importante per tornare in forma. Intanto il Potenza è passato in vantaggio sul Picerno, quindi Potenza 1, Picerno 0. Perfetto, allora passato in vantaggio il Potenza, Antonio, giusto? Sì, esatto. Potenza 1, Picerno 0. Perfetto, quindi nel derby lucano il Potenza è passato in vantaggio. Avevamo ascoltato i microfoni di Francesco Bacchieri, che salutiamo, qualora fosse all'ascolto, il presidente del Picerno, Donato Curci, in occasione del match tra Picerno e Foggia, ed era, insomma, c'era molto entusiasmo lì per questo derby che mancava da diversi anni a questa parte. Poi ci salutiamo un fedele ascoltatore di fino al 90°, Salvatore Biscotti, Forza Foggia da lontano Brasile, grazie a voi per quello che state facendo per noi lontani, ma soprattutto grazie a voi che ci seguite. Oggi siete davvero in tantissimi, 14 i minuti sul cronometro del signor Frascaro di Firenze, il Foggia che va centralmente con Maselli, appoggia su Gallo, si allunga la palla alla mezzala del Foggia, Martino sulla corsia di sinistra va centralmente verso Maselli, che praticamente impatta verso un muro fatto di difensori della Paganese, e la formazione campana prova a ripartire. Merratt è costretto a tornare dalle retrovie, dove c'è Paolo Baiocco, portiere classe 89, Intanto pronto c'è per Carmen ripartire. che ci chiede perché Peterman e Rock, anzi, se sono in panchina o infortunati. Non Sì, sono ho al meglio, risposto, ho risposto, abbiamo non risposto. ho, quindi non sono al meglio, ma sono in panchina entrambi. Io vedo collegato con noi il primo ospite di giornata, e mi fa davvero molto piacere averlo qui. Prima però di farlo entrare nel nostro studio virtuale, ho trovato un video, una telecronaca del mio caro amico e collega che saluto, Antonio Di Donna, impegnato quest'oggi nella telecronaca del match di Foggia Paganese, quindi con Eleven Sport, allo stadio Pino Zaccheria. E quindi vi mando in onda questo video e poi ritorniamo per accogliere il primo ospite di giornata. Morini, poi è bravo lo stesso Ceccarelli a portarlo via all'avversario. Va a puntare l'area di rigore, il cross per Calocci, gol! 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 Gol del Foggia, gol del Foggia, gol del Foggia, gol del Foggia. A un certo punto Antonio Di Donna sparisce, non gli ho mai chiesto che fine abbia fatto, ve lo possiamo immaginare, e quindi do il benvenuto a Franco Caraccio. Ciao Franco, buonasera. Ciao, buonasera, buona domenica a tutti, come va? Ciao Franco, buonasera. A noi Ciao tutto Antonio. bene, a te come va? Bene, tutto bene qui in Argentina, tutto a posto, seguendo un po' la trasmissione. Perfetto, Franco. Senti, abbiamo mandato in onda un video che è molto importante per te, penso, per due motivi. Il primo perché con quel gol tu hai regalato una gioia immensa a tutti i tifosi del Foggia, evitando una clamorosa retrocessione. Ma poi alla fine di quella partita il filmato continua, c'era un'intervista di Lello Scarano, lo salutiamo tra l'altro, perché poi alla fine di quella partita tu hai perso il tuo papà. Quindi penso che ha un duplice ricordo quel gol. Ti chiedo, che ricordo hai invece dell'esperienza in rossonero? E come tu dicevi, quella partita è stata una sensazione doppia, allegria da una parte, tristezza dall'altra. Dopo un anno per me è bello perché era il primo anno in Italia e mi sono trovato una città e una squadra bellissima che mi ha accolto a braccia aperte. Sicuramente è stato un anno di alti e bassi, con cambio di allenatore, però ho conosciuto dei ragazzi in squadra che ancora oggi ci sentiamo, e ovviamente una piazza importantissima per il calcio italiano, e per fortuna diciamo che ho lasciato un bel ricordo per quel gol, e ancora oggi mi trovo dei messaggi sul telefono e niente, sono contento che
che l'esforzo di quell'anno che abbiamo fatto tutti sia rimasto nella testa di tutti i tifosi. Cosa fa oggi Franco Caraccio? Anche perché tu sei un classe 87, quindi hai 34 anni, sei ancora giovane, insomma. Sì, l'anno scorso ho giocato l'ultimo anno in Italia, ero in eccellenza in Sardegna, e adesso un po' causa Covid, un po' di questioni familiari, sono in Argentina, e mi sto allenando, però non sto giocando in questo momento. Comunque non dimentichiamolo, ho giocato anche nel corso degli anni in altre formazioni importanti come il Sorrento, come il Valdagno, il Potenza, la Vibonese, città di San Marino. Insomma, hai avuto anche le tue esperienze oltre quella foggiana, chiaramente. Sì, sì, dopo Foggia ho fatto, diciamo, 6-7 anni in Serie D. E sicuramente quello era magari il mio livello e per fortuna ho girato un po' tutta l'Italia. Ho conosciuto il calcio a nord, il calcio a sud e ovviamente il club più importante che in cui ho giocato è Foggia e niente, l'esperienza in quella piazza mi ha marcato come tanti giocatori che passano per Foggia in qualsiasi categoria e rimangono impressionati dal tifoso, da come si vive il calcio in quella città. Tu nel 2006 hai anche vestito la maglia della nazionale argentina Under 20, un'altra prestazione importante quella, segnando anche un gol contro la Repubblica Ceca, giusto? Sì, sì, 2006 io avevo 19 anni, stavo nel giro della nazionale Under 20, e sì, un ricordo bellissimo, ho giocato con giocatori molto, molto importanti che ancora giocano oggi ovviamente, come Mauro Zárate, Maxi Morales, Papu Gomez. E anche quello è un ricordo che mi porterò per tutta la vita e niente, sono orgoglioso di quello che ho fatto in questi anni. Prima hai parlato che hai ancora, diciamo, un buon rapporto con qualche tuo compagno di quel Foggia, chi in particolare? Mi sento spesso con Mario Salgado sicuramente perché per la lingua, perché lui mi ha aiutato tanto in quell'anno. E niente, non ci vediamo da parecchio, però sicuramente ci sentiamo sempre, parliamo di Foggia ovviamente, ci mancherebbe. Poi tanti, Vincenzo Scambato, Cristian Agnelli, no, ci sentiamo tutti i giorni, però ovviamente i messaggi ci sono sempre, gli auguri per i compleanni, per Natale, per queste cose stanno sempre. Nicola Mancino, adesso magari non mi ricordo di qualcuno, però con tanti anche di gente della città che sempre mi scrive, quindi ringrazio tutti loro. Tonio ha citato una serie di nomi, insomma, che quell'anno il Foggia riuscì a salvarsi davvero agli sgoccioli, ma il Foggia aveva un'ottima formazione. Franco ha parlato di Salgado, Mancino, insomma di giocatori importanti. Sì, fu una stagione sfortunata quella, perché ci furono comunque un cambio di allenatore, poi sinceramente non riesco a capire come il Foggia fu costretto a salvarsi soltanto all'ultima giornata con quel gol miracoloso di Caraccio, appunto. Franco, qual è il tuo sogno nel cassetto oggi? Beh, adesso è un po' la mia intenzione in un futuro sarebbe la di allenare, vediamo quando arriverà il momento. Adesso sto con altri piani, e tra qualche giorno diventerò papà, quindi sto puntando su quello, diciamo, anche sto studiando per diventare commercialista e niente, adesso sto su quelle due idee, diciamo, e vediamo. In un futuro il calcio adesso può aspettare un po'. Franco, allora noi non ti vogliamo rubare tanto tempo, ne approfittiamo per farti gli auguri e magari, perché no, per rivederti un giorno da queste parti come allenatore, e soprattutto un in bocca al lupo per i tuoi progetti, auguri perché diventi papà e soprattutto in bocca al lupo per la tua esperienza da commercialista, quindi sapremo chi chiamare se dobbiamo
contabilizzare qualcosa. Va bene, sì, sì, c'è bisogno, non c'è problema. Grazie mille. E ovviamente tornerò magari da tifoso, o quel, non sono mai tornato a Foggia, e sicuramente quando avrò un po' di tempo passerò di là e ci vedremo, così magari passiamo una giornata allo stadio tutti assieme, sarebbe bello. Franco, mitico channel della web tv dei foggiani in giro per il mondo, oggi ci stanno seguendo anche dal Tucino Brasile, da noi un po' più lontano. Ci saluti tutti quelli che ci seguono, che sono all'ascolto qui con noi su Fino al 90esimo. Ci mancherebbe, saluto tutti, sostenete sempre la squadra, so che la passione di Foggia si trasmette in tutto il mondo, è una città che ti porta... che ti porta le cose più belle, e niente, saluto tutti i tifosi in tutto il mondo e anche quelli foggiani che sono sempre al top. Grazie Franco, a te, Coraggio. Franco, soprattutto buona per giornata, soprattutto per la salvezza che ci hai regalato in quel famoso 2006, grazie tanto. No, grazie a voi dell'esperienza. Ciao Franco, ciao. Grazie a Franco Caraccio per essere stato in collegamento con noi su Fino al 90esimo. Tonio, c'è un commento importante. Innanzitutto andiamo a salutare prima tutti coloro che ci mandano i saluti. Alfredo Troisi, grande Salgato, lo riavremo quanto presto, il Pescador. Auguri al nuovo papà, ovviamente gli auguri a Franco Caraccio. C'è Luca Totaro, buonasera da Firenze. E poi c'è un commento importante, perché Antonio ci scrive: sono 20 minuti e non abbiamo fatto un tiro in porta. Beh, indubbiamente non siamo stati ancora pericolosi a tal punto da poter guidare al gol, o al quantomeno al quasi gol, però è un Foggia che sta cercando di prendere in mano il possesso del gioco, anche se deve stare attento perché il Paganese si difende bene e poi cerca di ripartire quando può, soprattutto con gli attacchi sugli esterni, ed è questo un po' pericoloso per quanto riguarda il Foggia. 25 invece sono i minuti di gioco allo stadio Zaccheria, un Foggia che prova a cambiare modo di giocare e inizia a provare i lanci lunghi. Adesso è Di Pasquale che dalla difesa prova a pescare invece un movimento di Curcio, ma c'è Martino che dialoga con il suo compagno numero 10, palla al centro di Martino, non c'è nessuno e la Paganese davvero si salva, perché questa poteva essere una buona azione per la formazione di mister Zeman. C'è Mario che ci scrive forza Paganese, quindi un tifoso ospite qui con noi su Mitico Channel. Un saluto. È una ragazza, si chiama Maria Pepe. Ah, Maria Pepe, allora devo aumentare la dimensione del font qui al PC. Francesco Scarpello ci scrive un saluto a Caraccio, ti ricorderò sempre. E poi c'è qualche commento appunto che prova a caricare la squadra. In realtà Fabrizio ci dice che a vedere questo Foggia non si diverte. Noi tra pochissimo aspettiamo qualche altro. Volevo rispondere intanto a un tifoso che ci chiedeva se la partita del Catanzaro Messina fosse stata rinviata. No, è stata spostata d'orario, si giocherà alle 20 e non alle 17:30, insomma, tutto qua. Perfetto, puntualissimo come sempre. Tonio, tra poco, dopo che ritorneremo dalla pubblicità, andremo magari anche a dare i parziali dagli altri campi. 27 i minuti allo ZAC. Una notizia importante di questa settimana riguarda un settore dello stadio, riguarda la gradinata, perché sono stati stanziati dal Comune di Foggia 92.000 euro per la posa in opera dei seggiolini della gradinata. Tonio, questo probabilmente pensi che possa portare un po' più gente allo ZAC? Oggi non vedo uno stadio poi così pieno, complice anche il maltempo. Beh, abbiamo parlato delle condizioni climatiche che non sono ideali, soprattutto per chi deve arrivare da fuori Foggia, e comunque sicuramente la disponibilità della gradinata superiore potrà servire a portare un po' di gente in più allo stadio, soprattutto se i prezzi saranno comunque contenuti. Perfetto. Minuto numero 28, il Foggia che prova a giocare. È vero che il Foggia in 20 minuti non ha fatto un tiro in porta, ma anche è vero che ho visto una Paganese che non ha mai provato
ad intimidire la formazione di Zeman. Ora sono sempre i rossoneri a giocare sulla corsia di destra, palla per Tuzzo che scambia con Garattoni sulla linea di bordo campo all'altezza della bandierina, e poi c'è una deviazione e si proseguirà con un corner. Contro il Foggia tutte le squadre diventano grandi, in ogni caso vinceremo, forza Foggia. Salvatore Tona, calcio d'angolo per il Foggia. Tonio, possiamo seguirlo? Sì, come si vede il Cuccio che si è presto a battere il calcio d'angolo. Ecco, ecco che parte la parabola alta, il portiere esce e para al volo, in pratica troppo centrale questo calcio d'angolo, proprio troppo preda del portiere. Attenzione, intanto c'è una disattenzione difensiva, c'è un errore, un mancato intervento da parte di un difensore del Foggia, Paganese al limite dell'area, che entra in area, però interviene bene un giocatore del Foggia che libera la propria area di rigore. Sì, c'è stato un recupero davvero fantastico, perché il giocatore della Paganese era praticamente a tu per tu con Alastra, e poi c'è stato un recupero dalla retrovia, se non sbaglio, di Vincenzo Garofalo. C'è chi ci scrive: il Foggia di Marchioni mi divertiva più di questo, la squadra sembra frenata, hanno paura ad attaccare, possibile posizione dopo 12 partite non riusciamo a fare nostra una partita che la dominiamo dall'inizio. Beh, è un'analisi giusta, ma il Foggia, come sottolineato anche da qualche altro tifoso, ha difficoltà proprio nell'arrivare sotto porta, a concludere a rete. Secondo me, Tonio, questa è un'altra partita che può sbloccarsi con un tiro da fuori. Ma indubbiamente anche in questo caso, considerando che comunque la Paganese si difende abbastanza bene, occorre o uno spunto personale di qualche calciatore oppure un tiro da lontano. Sono quelle partite che si decidono tramite episodi, e qui forse mai come in questa partita ne occorre uno, perché mi sembra insomma che la Paganese non abbia molta intenzione di giocarsi la partita, in un certo senso. Fino adesso hanno badato soprattutto a difendersi, anche se il Foggia, ripeto, non è mai stato pericoloso fino a questo momento. Una particolarità che notiamo adesso è che quest'oggi il capitano del Foggia mi segnalano che da distinta è Curcio, ma c'è qualcuno che mi segnala che lo Zaccheria è Sciacca, quindi magari adesso ci informiamo, per esempio, attenzione, vediamo di verificare questa particolarità. Da distinta in effetti nella lista è indicato Curcio come capitano. Sì, è vice capitano Vincenzo Garofalo, che tra l'altro, esatto, in campo è il più anziano da presenze in rosso-nero. 30° minuto, Tonio, noi dobbiamo lasciare la linea ai nostri amici sponsor e poi ritorniamo per gli ultimi 15 minuti di questa prima frazione di gioco. Andiamo, bellissimo, in pubblicità e poi torniamo qui con voi. Centro commerciale Mongolfiera, da più di 20 anni, il nostro punto di incontro. Oltre 60 negozi, 3 punti ristoro e un mare di eventi. Il tuo shopping a 2 passi da casa. Al miglior prezzo li trovi solo dall'aristocratico Don Diego. Capsule originali e compatibili per tutte le macchine. Rivenditore autorizzato Caffiteli, Toscano, Barbaro, Illy, Don Diego Caffè e tanti altri. Inoltre, Don Diego è anche punto Planet Pay 365. Scopri tutti i servizi telematici, tra cui apertura e ricarica conto gioco. Vieni a trovarci, siamo in Viale Candelaro, 28D. Nella Falcone, dell'azienda agricola Falcone del Castello. Per me fare il vino significa mantenere la tradizione e contemporaneamente creare qualcosa di nuovo. Ascodelo nasce nel 2017. È un vino bianco, secco, fresco, sapido e dai profumi eccezionali, tipici del vitigno da cui deriva. MADE è un'agenzia che si occupa di strategie comunicative multicanale. Combiniamo creatività e tecnologia digitale per realizzare progetti unici. MADE offre tutti i servizi digitali utili al tuo brand: digital marketing, social media, grafiche, videoclip. Senza trascurare i canali di comunicazione offline. www.madecommunication.it.
macchine da caffè. Pausa caffè, le migliori capsule originali. Pausa caffè, le migliori capsule compatibili. Pausa caffè. Pausa caffè è rivenditore autorizzato dei migliori marchi. Caffiteli, Don Diego Caffè, Barbaro, Toscano, Illy e tanti altri. Inoltre, Pausa caffè è anche punto Planet Pay 365. Scopri tutti i servizi telematici, tra cui apertura e ricarica conto gioco. Pausa caffè è a Foggia, in Viale Michelangelo 79. Torniamo subito in diretta perché c'è il Foggia che attacca, tiro dalla destra e c'è il gol del Foggia minuto numero 33, passa in vantaggio la squadra di Zeman con un gran tiro di Ferrante, è sempre lui Tonio, sempre Ferrante che regala gol al Foggia. È sempre gol dalla distanza, in questo caso insomma non è stato un'azione ben orchestrata dalla squadra, Ferrante è stato bravo a capire che era il momento giusto per tirare quella palla, vedete, appena entrato in area, siamo sul vertice destro in pratica dell'area, ha evitato un avversario, eccolo qui, ha evitato, cioè ha cercato lo spazio per il tiro, l'ha trovato e ha infilato alla sinistra del portiere della Paganese. Foggia 1, quindi Paganese 0. Anche in risposta a quando mi chiedeva poco fa una nostra ascoltatrice che mi chiedeva se ma vinceremo, dobbiamo vincere, anche perché come Daniel ha detto all'inizio della trasmissione, è una classifica molto corta lì davanti, una vittoria ti porta automaticamente tra le prime 3 o 4, insomma, e quindi è importante vincere. Foggia in vantaggio al minuto numero 34, gol di Bomber Ferrante, ma è stata davvero una bella azione. Se non sbaglio, Tonio, c'è stato un'ottima giocata individuale da parte di Garattoni, non so se Garattoni o Tuzzo, le telecamere di Rete Sport non sono state chiare nell'inquadratura. Sì, comunque è stato bravo a dare quell'assist in pratica a Ferrante, che poi a sua volta l'ha sfruttato per bene, insomma, come al suo solito. Quindi è stata una bella azione sotto questo aspetto anche del collaboratore di Ferrante, insomma, che gli ha servito una palla d'oro. C'è Raffaele che ci scrive: bene, appena collegato il Foggia ha segnato, speriamo sia io il porta fortuna del Foggia. Allora Raffaele, potresti disconnetterti e ricollegarti di nuovo, così magari il Foggia prima di questo secondo tempo sigla il doppio vantaggio, ovviamente resta all'ascolto con noi. Meno male, ci voleva la critica un minuto prima, perché il Foggia è stato criticato fino a questo momento, il Foggia è passato in vantaggio. Ci vorrebbe un altro giocatore come Ferrante che tira da lontano. In realtà abbiamo qualcuno come per esempio Alessio Curcio che è dotato del tiro, però lo stesso Zeman ha detto che molto spesso vogliono provare a partire da lontano per arrivare poi sotto porta e segnare sotto porta. E intanto è il Foggia che prova a giocare, quando siamo al 36esimo, dalla distanza, palla lunga verso Curcio, c'è il colpo di testa di un difensore della Paganese, si rifugia in rimessa laterale, occhio perché il Foggia ora è all'interno dell'area di rigore della Paganese, palla al centro, spizzicata di testa, palla allontanata e Rossoneri provano a spostare da centrocampo con i due centrali Sciacca e Girasole. Minuto numero 37, siamo verso la fine del primo tempo, ricordiamo il collegamento della ripresa con Maurizio Memo, ex portiere del Foggia dal 75 al 78 in piena Serie A, e ovviamente l'appuntamento di fine diretta con Pino Tunne e i suoi ospiti ci sarà. 90esimo, rossonero, il post partita di Mitico Channel, fallo in area commesso da Ferrante ai danni di un difensore della Paganese, e quindi sì, Ferrante che aveva cercato di saltare su un corner, in pratica ha commesso fallo su un difensore.
Andiamo a vedere, Tonio, quali sono allora i parziali dagli altri campi, perché è cambiato il risultato allo Zaccheria e quindi magari andiamo a leggere anche come cambia la classifica, perché il Foggia ora ha 3 punti in più. Eccolo qui il turno, 13° turno di campionato, è risultato che praticamente è cambiato ovunque, anche sulle altre 3 partite in contemporanea, anche nelle altre 3 partite in contemporanea. Foggia Paganese 1-0, Potenza Picerlo 1-0, Francavilla, Virtus Francavilla 1, Latina 1. Tutto questo era il turno, si giocava alle 20 il match tra Catanzaro e Messina. Andiamo a vedere anche come cambia la classifica, perché sicuramente la notizia che incuriosisce maggiormente i tifosi del Foggia, la classifica live. Eccola qui, con il Bari sempre in testa a quota 27, nonostante la sconfitta in trasferta. Bari 27, Palermo e Monopoli 23, Tours 22, poi c'è il Foggia a 21 punti che si avvicina al secondo posto in classifica. Catanzaro 20, Avellino 20, Taranto 20, Virtus Francavilla 18, Juve Stabia e Paganese 17, Catania e Campobasso e Picerno 16, Potenza 13, poi entriamo nelle zone basse della classifica: Monterosi 13, Messina e Latina 12, Vibonese e Fidelis Andria, che insieme chiudono questa classifica con 9 lunghezze. Tonio, tu immagina, fai un gioco di fantasia e immagina se il Foggia a Latina avesse vinto, ora dove sarebbe la formazione di Zeman? Non dimentichiamo che il Foggia, oltre a Latina, ha pareggiato per almeno altre 2 volte, per cui sono diversi i punti che mancano e che proietterebbero il Foggia addirittura quasi in testa alla classifica a momenti. Sì. Alla fine questo ci dimostra ancora una volta come il campionato sia non solo abbastanza corto, quindi non solo la classifica sia abbastanza corta, ma anche un campionato molto molto equilibrato, dove questo Bari ha 27 punti, poi non è una squadra, non è una corazzata così imponente in grado di vincere da sola come la Ternana dello scorso anno e andare direttamente in Serie B, andare a prendere direttamente la vetta della classifica. Un Bari che secondo me inizia a temere anche l'avvicinarsi di squadre come il Palermo e il Monopoli. Il Palermo che è in fase di crescita, il Monopoli che invece ha comunque una costanza in questo campionato di Serie C. Minuto numero 40 intanto, la Paganese centralmente che prova a giocarla, una squadra di Grassadonia che non mi sembra abbia un grande stimolo, una grande grinta questo pomeriggio. Occhio che prova ad allargarsi sulla corsia di sinistra, lì dove c'è la marcatura di Garattoni, palla al centro, la palla però viene conquistata da Alastra, quindi si ripartirà con una rimessa del portiere rosso-nero, quest'oggi come sempre nella solita divisa dei portieri grigia a strisce giallo-fluo. C'è un commento di un tifoso rossonero, ci scrive: Ferrante lo vedo crescere e può diventare un secondo Insigne, che se sono 2 giocatori diversi. Molto diversi. Molto diversi, uno è un esterno, uno è un attaccante, anche la struttura fisica comunque li rende diversi. Il tempo di Zeman è passato 20 anni fa, forse era una novità il gioco di Zeman, quindi vediamo un innovatore, quindi forse non è d'accordo con la filosofia di Zeman. Una domanda per il caro collega Tonio Sepa: il Foggia può aspirare ai playoff? Mimmo Siena, direttore di World News Web 24 TV. Beh, credo di sì, credo che Foggia sicuramente potrà aspirare ai playoff, soprattutto se comincia a trovare continuità nei risultati, e sappiamo che il Foggia di Zeman di solito esce dopo l'inverno, per cui c'è tempo ancora forse per raggiungere gli obiettivi che Zeman si prefigge, ma è comunque un Foggia che potenzialmente può raggiungere i playoff. Un Foggia che può raggiungere i playoff al momento c'è già, perché si avvicina sempre più al secondo posto in classifica. Occhio perché c'è una bellissima palla per Ferrante che aggancia, resiste alla marcatura di 2 uomini, si gira, appoggia verso Curcio, adesso Curcio tira dalla distanza. Occhio perché i rossoneri reclamano un tocco di mani al centro dell'area di rigore, e se non sbaglio Tonio, il rigore è stato assegnato, un rigore. Sì, credo di sì, credo che l'arbitro abbia già ammonito il calciatore che ha commesso il fallo di mano, e quindi c'è un calcio di rigore in favore del Foggia.
tocco di mano, se non sbaglio, nettissimo, ovviamente le telecamere di Eleven, eccolo qui il replay, sul tiro di Curcio c'era un braccio alzato lontano dal corpo ed è praticamente una manuna piena. Non ci sono neanche tante proteste da parte dei difensori della Paganese, quindi un rigore piuttosto netto che il Foggia si appresta a battere. Sì, rivediamo il replay, è stato ammonito anche il giocatore in questione, calcio di rigore per il Foggia, a battere va Alessio Curcio, numero 10, sguardo verso la porta, Curcio che punta, si aspetta il fischio del direttore di gara, 42esimo. E c'è il gol, c'è il gol. C'è il gol di Curcio, arriva il gol, il raddoppio del Foggia al minuto numero 42 con Alessio Curcio pizzicato dai tifosi, pizzicato dai gol che non arrivavano, e Alessio Curcio al minuto numero 42 con il suo destro ha siglato il gol. Il portiere l'aveva anche intuito, però il pallone era abbastanza veloce, gli è passato in pratica sotto, per cui ha rischiato anche in questo caso Curcio di sbagliare il calcio di rigore, insomma, che comunque è andata bene. Sì, adesso abbiamo visto anche la battuta del gol. Veramente Curcio è andato vicino a sbagliarlo. Questo è stato davvero vicinissimo. Ci è andato vicinissimo. Però era raso a terra e molto molto forte. No, fortuna che era angolato il pallone. Infatti il portiere non ha fatto in tempo a intervenire. Gli è passato appena sotto le braccia, insomma. Però comunque aveva intuito la traiettoria. Sì, Foggia, quindi Foggia 2, Paganese 0, quando siamo al minuto numero 43. E poi c'è un messaggio da San Giuseppe Vesuviano, senza offendere nessuno, ma secondo me il Foggia vince il campionato, sempre da San Giuseppe Vesuviano. Giuseppe, quindi Giuseppe che è fiducioso e ha grandi sogni per questo Foggia di Zeman. 2-0 al 44esimo, batte la Paganese a centrocampo dopo il gol subito. Tonio, quando siamo ormai verso la fine della prima versione di gioco, cosa è successo in questo primo tempo? Che voto dai al primo tempo del Foggia? Ma diciamo che un 6, al di là dei due gol realizzati, comunque belli entrambi, anche se il secondo sul calcio di rigore, però è un Foggia che ha cercato di prendere in mano il possesso del pallino del gioco, c'è riuscito per gran parte del primo tempo, anche se ha avuto poche occasioni da gol. Però quelle poche occasioni le ha sfruttate bene, quindi 2-0 al termine dei primi 45 minuti sono importanti per questa formazione. 2-0, ma soprattutto gol che arrivano da due attaccanti su tre. In gol prima Ferrante e poi Curcio, seppur da penalty numero 10 del Foggia, però gol che arrivano dagli attaccanti, e questo senza dubbio è una notizia positiva. C'è un calcio di punizione, c'è un calcio di punizione in favore del Paganese, ecco il cross respinto dalla difesa del Foggia, il pallone termina all'altezza della tre quarti rossonera, e poi il Foggia che riconquista il pallone e tenta di ripartire sulla fascia destra. Buono l'arresto e poi questo bel lancio in favore dell'attaccante del Foggia che è al limite dell'area, entra in area, forse anche leggermente spinto, termina a terra, non c'è calcio di rigore, dice l'arbitro, ma un Foggia che ha avuto anche l'occasione per siglare il terzo gol. Sì, Tony, era proprio Curcio, bellissimo il lancio che ha spaccato in due il campo e ha messo praticamente Curcio davanti la porta, poi marcato e con l'uscita del portiere numero 10 non è riuscito a capitalizzare, ma un Foggia che davvero che in questi ultimi minuti del secondo tempo sta cacciando fuori la volta di il possibile portare a casa i tre punti, perché come abbiamo visto anche analizzando la classifica, una vittoria del Foggia oggi significa avvicinarsi sempre più alle zone altissime di questa intanto è stato ammonito il numero 4 del Foggia per un fallo sulla fascia laterale, in pratica sì, è stato commesso un fallo da Gallo, il numero 4 del Foggia, ai danni di Giuseppe Guadagno, 2001, numero 26, e tra l'altro è tra gli elementi di maggior qualità di questa Paganese allenata da Gianluca Grassadonia. 46esimo, non abbiamo ancora l'indicazione del quarto uomo sul recupero del primo tempo. Sì, lo chiediamo. Sì. Entrati nel 47esimo, probabilmente si tratta di un solo minuto di recupero, punizione battuta proprio da Guadagni verso il centro dell'area di rigore, palla troppo lunga, finisce fuori e arriva anche il fischio. Finisce il primo tempo allo Zaccaria, Foggia 2, Paganese 0. Tonio, insomma, un Foggia che torna al momento a vincere, ma soprattutto non insegue, è lui che si impone con due gol nel primo tempo.
Eh sì, perché nelle ultime partite il fattore rilevante era che il Foggia è sempre partito a handicap, ha subito sempre gol e poi ha dovuto rincorrere. E poi i famosi calci di rigore che abbiamo subito nelle ultime partite, quasi sempre siamo passati in svantaggio grazie ai calci di rigore concessi dai difensori foggiani. Perfetto, allora finisce il primo tempo allo Zaccheria. Noi lasciamo nuovamente la linea agli amici sponsor e poi ritorniamo per le emozioni della seconda frazione di gioco tra Foggia e Paganese. Intanto il parziale, vede i rossoneri vittoriosi per 2-0. Centro commerciale Mongolfiera, da più di 20 anni, il nostro punto di incontro. Oltre 60 negozi, 3 punti ristoro e un mare di eventi. Il tuo shopping a 2 passi da casa. Al miglior prezzo li trovi solo dall'aristocratico Don Diego. Capsule originali e compatibili per tutte le macchine. Rivenditore autorizzato Caffiteli, Toscano, Barbaro, Illy, Don Diego Caffè e tanti altri. Inoltre Don Diego è anche punto Planet Pay 365. Scopri tutti i servizi telematici tra cui apertura e ricarica conto gioco. Vieni a trovarci, siamo in Viale Candelaro 28D. La Falcone, dell'azienda agricola Falcone del Castello. Per me fare il vino significa mantenere la tradizione e contemporaneamente creare qualcosa di nuovo. A Scodello nasce nel 2017. È un vino bianco, secco, fresco, sapido e dai profumi eccezionali, tipici del vitigno da cui deriva. Made è un'agenzia che si occupa di strategie comunicative multicanale. Combiniamo creatività e tecnologia digitale per realizzare progetti unici. Made offre tutti i servizi digitali utili al tuo brand, digital marketing, social media, grafiche, videoclip. Senza trascurare i canali di comunicazione offline, www.madecommunication.it. Macchine da caffè, Pausa Caffè, le migliori capsule originali, Pausa Caffè, le migliori capsule compatibili, Pausa Caffè, Pausa Caffè è rivenditore autorizzato dei migliori marchi, Caffiteli, Don Diego Caffè, Barbaro, Toscano, Illy e tanti altri. Inoltre Pausa Caffè è anche punto Planet Pay 365. Scopri tutti i servizi telematici tra cui apertura e ricarica conto gioco. Pausa Caffè è a Foggia, in Viale Michelangelo 79. Così ritornati in studio, primo tempo finito tra Foggia e Paganese per 2-0 a favore della formazione padrona di casa. Foggia che è tornata a segnare soprattutto con gli attaccanti. In gol prima Ferrante con un gran tiro dalla distanza e poi Curcio, bravo nel trasformare un calcio di rigore, ha segnato veramente nei minuti finali di questa prima frazione di gioco. Ripartirà probabilmente con gli stessi uomini, anche se Zeman in panchina ha Giacomo Volpe, Andrea Rizzo Pinna, Michele Rocca recuperato dopo un infortunio ma non al top della condizione fisica, Holger Mercai, Vittorio Bigolo, Domenico Girasole, Roberto Dienno, Marco Ballarini e Davide Peterman. Oggi non c'è Peterman ma c'è Maselli. Come ti è sembrata la prestazione del giovanissimo play salentino? Ma indubbiamente la difesa rossonera non ha sofferto più di tanto grazie anche alla scarsezza di davanti da parte degli attaccanti della Paganese. È comunque un giocatore da seguire anche questo, bisogna certamente dargli più tempo per poter esprimersi al meglio, ma tutti i calciatori del Foggia, soprattutto i più giovani, hanno bisogno ancora di crescere in base ai dettami di Zeman. C'è qualcuno che dopo il 2-0 del Foggia inizia a sognare, anzi forse ritorna a sognare. Ruggero ci scrive: Foggia la più forte a coprire del girone, vincere il campionato. Ciao da Alfonso da Treviso.
Poi c'è qualcuno che invece risponde: nessuno può sapere se vinciamo il campionato, ma tutti lo speriamo. Zeman può fare miracoli con la sua serietà e sobrietà. Vediamo qualche altro commento. Vincenzo, sinceramente del gioco di Zeman non vedo nulla, e forse Vincenzo insomma non la tocca piano, perché non mi sembra, Tonio, questa una formazione zemaniana. Noi abbiamo avuto modo di ascoltare tanti interpreti di Zemanlandia, da Andrea Seno a Ciccio Baiano, insomma tanti protagonisti di quel Foggia, Gualtiero Grandini. Loro insomma un po' tutti sono accomunati da una dichiarazione importante, ed è quella che in realtà il gioco di Zeman viene fuori anche in base ai singoli. Io penso che questi singoli al momento non incarnano la vera filosofia zemaniana, ma è tutta la squadra che non incarna assolutamente Zemanlandia. È un Foggia molto lontano dal Foggia di Zeman degli anni d'oro. È comunque un Foggia destinato a crescere, è quello che ci auguriamo tutti quanti, che Zeman riesca a far capire ai suoi quello che vuole dal gioco, e che i suoi ci riescano, anche perché fisicamente mi sembrano abbastanza dotati un po' tutti. Tecnicamente, ecco, non è granché questa squadra, se vogliamo, eccetto qualche particolare calciatore, sono diciamo due o tre quelli che tecnicamente danno qualche garanzia in più, però gli altri possono sicuramente migliorare, lo vedremo soltanto col tempo. Lo vedremo soltanto col tempo, ma Vincenzo intanto ci saluta da Reggio Emilia, quindi come sempre in tantissimi ci seguite da lontano attraverso i nostri canali social, Facebook e YouTube di Mitico Channel di informazione sportiva. Però il Mitico Channel non finisce qui, non finisce con fino al 90esimo, perché poi ci sarà 90esimo rossonero, il post partita con Pino Etunno e i suoi ospiti. Ovviamente potete seguirci stando comodamente seduti anche dal divano di casa, sintonizzandovi sul canale 72 del Digitale Terrestre, oppure attraverso i vostri dispositivi mobile sui canali Facebook e YouTube di Mitico Channel. C'è Alfredo Troisi che ci scrive: dentro Mercai, lo manderesti in campo? Ma sinceramente al momento io credo che il Foggia possa stare bene così ancora qualche minuto, poi magari vedremo se qualcuno avrà problemi di tenuta, se comincerà a dare segni di stanchezza. Però Mercai spesso l'abbiamo invocato anche noi, e qualche volta ci ha pure deluso, se vogliamo. Quindi adesso Mercai vale quanto quelli che sono in campo, per cui sicuramente aspetterei ancora un po' prima di fare prendere qualche decisione del genere. Forza Foggia da Milano, Pio Michele Di Leo. Forza Foggia da Firenze invece ci scrive Luca Pipoli, anche dalla Germania. Dalla Germania, sì, ci salutano anche dalla Germania. Poi c'è chi ci scrive: comunque cambiasse il rigorista, che Curcio è prevedibile. Quando non sbaglia. Sì, ma io non so, questo sicuramente sono particolarità che nuota soprattutto Zeman in allenamento, ma io sono del parere che il rigorista deve essere soprattutto un giocatore con un tiro forte e secco. Secondo me io li lascerei battere anche a Ferranti i rigori. Poi non so in allenamento cosa avete mister Zeman, ma noi della stampa non è... Oggi non c'è, però io vedrei benissimo come rigorista Peterman, chissà perché. Forse perché Peterman è più preciso, forse non ha un tiro forte ma è più preciso, quindi è più un giocatore alla Giorginio, visto? Non andiamo alla Pirlo, ma restiamo in tempi più vicini alla Giorginio. Rosario Rendinella ci scrive: forza Foggia da Brescia. Sino ad oggi, salvo Di Pasquale, Volpe, Martino, Garattoni, Gallo, Sciacca, Girasole e Ferrante, gli attaccanti non segnano perché siamo deboli a centrocampo. Cosa ne pensi, Tonio? Ma più che deboli a centrocampo, io continuo a ripetere quello che è il mio assillo. Secondo me abbiamo degli esterni che collaborano poco con gli attaccanti. Se gli esterni producessero più cross al centro dell'area, forse riusciremo a fare qualche gol in più. Il gioco di Zeman lo vedremo al girone di ritorno, ci scrive Roccolo Russo, mentre invece Alfredo Troisi ci scrive: per il gioco di Zeman ci vogliono giocatori adatti, ora è lui che si sta adattando alla squadra. È meglio Rocca quando rientra, probabilmente il discorso rigori. Forza Foggia da Suzzara, Aldo Grillo. Forza Foggia da
Cervia, insomma, stiamo un po' ricomponendo tutta la penisola. Mercai, secondo me avrebbe potuto rendere tanto, ma è stato distrutto moralmente. Ma non mi sembra che Mercai sia stato distrutto moralmente, anche perché noi le opinioni che abbiamo raccontato, almeno in questa diretta di Mercai, sono tutte positive. Insomma, è diventato da subito un buon beniamino dei tifosi, e parla anche il campo, parlano anche i numeri, gol e gli assist da Mercai. Forse Vincenzo, forse Vincenzo allude al fatto che comunque non è stato schierato spesso da titolare, e indubbiamente Mercai è un giocatore che ha bisogno comunque di giocare come tanti altri. Poi c'è Raffaele Salcone che ci scrive: Martino non è da categoria, sempre secondo me comunque forza Foggia. Poi c'è Potito Sciarappa, ci fa questa analisi su Martino, mentre invece Raffaele Salcone ci scrive: Daniel, ho ascoltato il tuo consiglio, mi sono scollegato, dopo riessermi ricollegato ho raddoppiato il Foggia. Quindi siamo stati profetici in questo. Poi c'è Edo Valerio: troppo bello sconfiggere Grassadonia, e questa è un'altra bella emozione di giornata, almeno dal mio punto di vista. Io in questo momento parlo da tifoso, Tonio, non ho un buon ricordo di mister Grassadonia, forse sicuramente legato alla retrocessione del Foggia, soprattutto per via di quella bruttissima partita persa a Verona. C'è Michele Riglietti che invece ci scrive: Martino e Gallo sono in difficoltà sulla loro fascia, buona prova di Sciacca, Garofalo, Garattoni e Ferrante, Curcio meglio delle altre volte. Poi c'è Benito, il nostro Benito Rendinella dalla Norvegia: ciao Daniel, come sta giocando il Foggia? Sono al lavoro, tra poco Tonio ci fa un riassunto. Sì, poi c'è invece un altro tifoso rossonero, Silva Foggia, forza Foggia dall'Australia, quindi Brasile, Australia, Norvegia, Germania, abbiamo avuto anche la Spagna, Tony, abbiamo avuto praticamente l'Europa, il Sudafrica e l'Australia. Ci manca la Cina, ci chiedono come ha giocato il Foggia, Tonio, e quindi ti lascio l'analisi del primo tempo. Allora, come ha giocato il Foggia? Il Foggia ha cercato di far sua la partita subito dall'inizio, non sempre ci è riuscito, ma non ha sofferto poi tanto invece per quanto riguarda gli avversari, per cui è un Foggia che merita sicuramente la sufficienza piena per questi primi 45 minuti. È un Foggia che ha sempre cercato di attaccare, ha tirato poche volte in porta, quelle poche volte però ci è riuscito a fare due gol, e quindi è stato importante come dire, la concretezza sotto rete. Adesso bisogna comunque insistere, non smettere di giocare a calcio, giocare ancora così come hanno fatto nei primi 45 minuti e cercare di aumentare il bottino, non tanto per la valenza che poi avrebbe vincere 4-0, 3-0, 2-0, ma soprattutto perché si possono rigenerare gli attaccanti, che quando segnano sono sempre più contenti. Perfetto, Tonio. Allora, le telecamere ci mostrano il ritorno in campo delle due squadre. Noi, prima di ritornare con il racconto del... Scusami un attimo, Daniele, che c'è un nostro ascoltatore che ci chiede se trovo qualche analogia tra il Foggia di Rambaudo e Baiano e Signori. È questo? Assolutamente no. Nessuna, direi assolutamente, ma io non lo trovo neanche con il Foggia del 2010, Tonio, se veramente dobbiamo essere chiari e sinceri su un paragone. Zeman, sì, perché bene o male l'organico anche del 2010 era sicuramente un organico superiore tecnicamente a tutti quelli che abbiamo in campo quest'oggi. Tonio, allora, prima di ritornare con Forza Foggia dalla Cina, è arrivato il saluto dalla Cina. Speriamo che però Giuseppe sia davvero in Cina, altrimenti non vale. Speriamo di sì. Allora, Tonio, prima di ritornare con il racconto del secondo tempo, linea agli amici sponsor e poi davvero tutto quello che c'è da sapere sulla seconda frazione di gioco tra Foggia e Paganese, con il collegamento con noi ci sarà Maurizio Memo, a tra pochissimo. Centro commerciale Mongolfiera, da più di 20 anni, il nostro punto di incontro. Oltre 60 negozi, 3 punti ristoro e un mare di eventi. Il tuo shopping a 2 passi da casa. Al miglior prezzo li trovi solo dall'aristocratico Don Diego. Capsule originali e compatibili per tutte le macchine. Rivenditore autorizzato Caffiteli, Toscano, Barbaro, Illy, Don Diego Caffè e tanti altri. Inoltre Don Diego è anche punto Planet Pay 365. Scopri tutti i servizi telematici, tra cui apertura e ricarica conto gioco. Vieni a trovarci, siamo in Viale Candelaro 28D. Nella Falcone
dell'azienda agricola Falcone del Castello. Per me fare il vino significa mantenere la tradizione e contemporaneamente creare qualcosa di nuovo. Ascodelo nasce nel 2017. È un vino bianco, secco, fresco, sapido e dai profumi eccezionali, tipici del vitigno da cui deriva. Made è un'agenzia che si occupa di strategie comunicative multicanale. Combiniamo creatività e tecnologia digitale per realizzare progetti unici. Made offre tutti i servizi digitali utili al tuo brand, digital marketing, social media, grafiche, videoclip. Senza trascurare i canali di comunicazione offline, www.madecommunication.it. Macchine da caffè, pausa caffè, le migliori capsule originali, pausa caffè, le migliori capsule compatibili, pausa caffè, pausa caffè è rivenditore autorizzato dei migliori marchi, Caffiteli, Don Diego Caffè, Barbaro, Toscano, Illy e tanti altri. Inoltre, pausa caffè è anche punto Planet Pay 365. Scopri tutti i servizi telematici, tra cui apertura e ricarica conto gioco. Pausa caffè è a Foggia, in Viale Michelangelo 79. Daniel, detto fatto, c'era qualcuno che aveva chiesto l'ingresso di Mercai e Mercai è subentrato, quindi Mercai è in campo in questo secondo tempo. Sì, Mercai che è subentrato, Tone, se non sbaglio, al posto di Tuzzo? Credo di sì, non ho visto che è uscito, comunque Mercai è in campo. Sì, Mercai che è andato, Mercai che si è posizionato, in questo momento siamo al 47esimo, sembrava essere sulla corsia di destra, ma adesso lo vedo centralmente, quindi non so se è uscito Tuzzo o Alexis Ferrante, tra poco andremo anche a chiarire questa sostituzione. Ci sono diversi messaggi, c'è Michele Ragatta che ci segue dalla Germania, buonasera a tutti. Poi c'è Sergio, sicuramente il Foggia non gioca attualmente alla Zema, però è l'unica squadra, ovvero il Foggia, in Serie C che vale la pena vedere, è molto piacevole, forza Zema. Tonio, volevo chiederti se ci dobbiamo rammaricare per essere usciti dalla Coppa Italia oppure un bene per il campionato. Mi fa rabbia che l'Andrea ha dato l'anima con noi, oggi ha perso con il Palermo. E questa è una bella domanda, Tonio. Eh sì, una bella domanda e tra l'altro la risposta è anche abbastanza semplice. È peccato essere usciti dalla Coppa Italia perché era da considerare un po' la scorciatoia per arrivare ai play-off, per cui sarebbe stata un'opportunità in più per il Foggia per poter arrivare a raccogliere questo risultato, insomma. Quindi peccato davvero essere usciti dalla Coppa Italia, peraltro con una prestazione davvero indecente a volte. Sì, davvero una bruttissima prestazione degli uomini di Mr. Zeman. Poi c'è Giuseppe Di Leo che ci scrive, Raffaele Salcone saluta Giuseppe Di Leo. E poi, c'è Silvestro Gatto che dice che è stato sostituito Ferrante. Quindi un Foggia che cambia lì in attacco con Mercai, speriamo non sia un problema fisico, no, penso sia più una scelta puramente tattica quella di Mr. Zeman. Poi c'è chi ci chiede quanto manca alla fine, beh manca davvero un bel po' perché il secondo tempo lo Zaccheria è ripreso da poco più di 4 minuti, ci avviciniamo al 50esimo, quindi davvero c'è tanto da aspettare. Secondo voi questa società è attrezzata per un'eventuale Serie B? È sicuramente presto per dirlo, anche perché per poter aspirare a fare la Serie B occorrerà fare una bella rivoluzione anche in fase di acquisti e quindi il mercato prossimo del Foggia sarà importante se dovesse essere rivolto alla Serie B. È difficile adesso dire se questo Foggia è pronto per la Serie B. A livello societario è probabile che possa essere pronto, ma ripeto, bisogna vedere molto i capitali che saranno investiti in fase di calciomercato. Ed è proprio così. 50esimo, Tonio, ti lascio il commento della partita, così magari iniziamo ad attivare il collegamento con Maurizio Meno.
Sì, in questo momento è la Paganese che cerca di impostare un'azione d'attacco, interviene però un difensore del Foggia che riesce a guadagnare palla, poi c'è questo scontro al centrocampo tra un difensore del Foggia e un attaccante della Paganese, e il Foggia però che riconquista il pallone nella propria metà campo e cerca di impostare l'azione d'attacco. Ecco, la verticalizzazione non riuscita verso un attaccante da parte di un centrocampista, riparte dunque la Paganese con questa azione, che però vede il Foggia rubare palla. Siamo sulla fascia sinistra, da sinistra a destra, e poi c'è questo bel cross a pescare al limite dell'area un giocatore del Foggia, colpo di tacco a servire un altro giocatore del Foggia che tenta un tiro in porta, deviato in calcio d'angolo. Sì, è stato il numero Garofalo è stato che ha tentato il tiro, guadagnando questo calcio d'angolo da destra verso sinistra. Calcio d'angolo per il Foggia al minuto numero 50. Vediamo Curcio avvicinarsi in quell'angolo di campo, in quello spicchio di campo che divide la curva sud e la tribuna. Curcio che va al cross al centro dell'area. C'è un colpo di testa di un giocatore del Foggia, non ci arriva nessuno. E poi è Baiocco a raccogliere. Baiocco che esce fuori dall'area di rigore. Cross lungo per pescare, per dar vita ad una ripartenza, però la palla davvero troppo lunga e finisce direttamente tra le braccia di Alastra. Per ora il gioco del Foggia è davvero molto lento. Vediamo che cosa ci scrivono. Zeman è ancora un grande allenatore, finalmente si vede giocare a calcio. Beh, un Foggia che si gioca, però non è quel Foggia che molti ricordano 30, 25, 30 anni fa. Sicuramente sì. 52esimo, al momento il gioco è fermo, perché ci sarà una rimessa laterale a favore della squadra di Grassadonia. Intanto il Foggia ha cambiato il proprio reparto d'attacco con l'ingresso in campo di Mercai per Ferrante. Ci chiedono quanti spettatori sono presenti. Non abbiamo il dato Mi pare di ufficiale. averlo letto, cioè dovrebbero essere circa 4.800 gli spettatori. Quindi 4.008, quindi sotto i 5.000 presenti quest'oggi allo stadio Zaccheria. Ovviamente si attende la tanto riapertura al 100% degli impianti sportivi e si attende soprattutto, si attendono i lavori in gradinata per la posa in opera dei tanto attesi seggiolini. 52esimo, Tonio, noi a questo punto andiamo in collegamento con Maurizio Memo, cerchiamo di attivarlo e ti lascio il commento della partita giusto per pochi minuti, poi ritorniamo con Memo. Il Foggia che manovra nella propria metà campo in questa azione per cercare di portare palla lì davanti alla metà campo avversaria. Si scambiano i palloni i centrocampisti, retropassaggio, poi questa apertura sulla destra veloce, rapida, ed è Garofalo che evita un avversario, mette in mezzo un buon pallone, esce però il portiere della Paganese e para tranquillamente senza nessun disturbo. Ancora il Foggia che guadagna palla ancora a centrocampo, poi tenta di ripartire. C'è un calcio di punizione in favore del Foggia, che è stato agganciato da Tergo, un giocatore rossonero, e quindi c'è questo calcio di punizione con relativa ammonizione a un difensore della Paganese. Mi pare che dunque sia stato Maselli ad essere stato atterrato, e dunque ha procurato anche questa ammonizione per un difensore della Paganese. Si riparte dunque con questo calcio di punizione in favore del Foggia. Ecco il pallone scodellato sulla destra dell'area. Lo raggiunge il giocatore del Foggia, ma non riesce a trattenerlo in campo, e quindi il pallone termina sul fondo. Ci sarà la rimessa dal fondo da parte del numero uno della Paganese. Allora, Tonio, ci siamo, ritorniamo perché abbiamo in collegamento telefonico un ex rossonero, un rossonero che ovviamente ci riporta indietro nel tempo e ci fa vivere gli anni della Serie A, del calcio che fu, ed è Maurizio Memo. Buonasera, Maurizio Memo, ex portiere del Foggia dal 75 al 78. Buonasera a tutti. Innanzitutto io la ringrazio per essere qui con noi in collegamento su Mitico Channel. E, insomma, parliamo di un È un altro piacere caso. per me farmi risentire al popolo foggiano.
Ecco Maurizio, io ti do del tu, non ti do del lei, perché siamo stati anche abbastanza amici all'epoca, per cui credo ovviamente che... in collegamento con noi c'è Tonio Sepa in studio. Chi? Tonio Sepa. No, no, digli Antonio che vado a fare il disco hockey, no, giornalista di calcio. Era un grande di giochi. Sì, anche quello, sì. Io le chiedo subito, intanto il Foggia è in vantaggio per 2-0 allo Zaccheria sulla Paganese, le chiedo a distanza di tempo qual è il ricordo, il primo ricordo che le balza alla mente di Foggia e dei foggiani soprattutto. Ah, sai, io ricordo che mi porterò sempre dietro che ho due figli nati a Foggia, prima cosa. Poi le soddisfazioni calcistiche che ho avuto, la soddisfazione di esordire in Serie A, di giocare in Serie A. Quindi son ricordi che difficilmente si possono dimenticare. E ti ritrovi che poi dopo tanti e tanti anni, come è successo 2 anni fa, che abbiamo fatto un ritrovo, di ex compagni a Vieste e siamo stati accolti come fosse la nazionale italiana attuale. E quindi per me Foggia rimarrà sempre un grande ricordo, me lo porterò dietro per tutta la vita. Poi tra l'altro Maurizio, tu hai sicuramente lasciato tanti cari amici a Foggia, giusto? Ma sì, ma sai, quando ti comporti bene, quando ti fai voler bene, sicuramente sei ripagato e te ripaghi quegli amici che ti sono vicino. C'è qualcuno che contatti ancora, con il quale sei ancora in contatto su Foggia? Beh, a parte il gruppo di ex, Gianni Pilazzini, Bruschini, Balestri, Di Giovanni, Tamaglio e via discorrendo, tutti gli ex calciatori. Poi con qualcuno mi sento ancora, con un Marino che ha ancora il negozio di abbigliamento in centro Foggia, ma ce ne sono ancora tanti. Ex compagni che ci si ritrova. Io invece le volevo chiedere, 3 anni al Foggia, il primo tra l'altro vissuto all'insegna di una promozione dalla Serie B alla Serie A, e quindi le chiedo qual è la partita che ricorda con maggiore affetto, con maggiore soddisfazione, magari legata anche al risultato. Ma sai, il ricordo che mi viene più attuale adesso, anche perché ogni volta che vengo giù a Foggia mi capita di incontrare qualche tifoso che mi vuole toccare la mano destra di quella parata contro il Novara, l'ultima partita di campionato che ci ha dato la possibilità di andare su in Serie A. E dopo quella parata sentire per 10 minuti invocare il mio nome, sono cose che difficilmente si possono dimenticare. Poi c'è la soddisfazione di giocare in Serie A, la soddisfazione di aver trovato delle persone eccezionali, da dirigenti, da compagni, da tifosi, quindi sono dei ricordi che difficilmente si possono dimenticare. Maurizio, tu hai giocato in pratica con il Foggia in Serie A, qual è la partita più bella che ricordi di aver giocato con le grandi squadre? Ti posso dire che la più bella che ho giocato io è stato un Torino-Foggia, che fino a 10 minuti alla fine vincevamo 1-0 e paravo di tutto e di più.
e in 10 minuti poi abbiamo preso tre gol. Ma caspita, avevi dei giganti davanti, avevi Graziani, Pulici, Claudio Sala, e poi ci sono ricordi che tutto sommato non posso neanche dire brutti ricordi, anche il 6-0 di Torino contro la Juventus, che il primo tempo siamo entrati nello spogliatoio con 0-0 con 2-3 occasioni tra Gigi Del Verri e Tony Bordone, che hanno avuto delle occasioni per far gol, e terzo gol del Foggia intanto, e comincio a dire se li attacchiamo un attimo possiamo vincere la partita, e ci siamo sbilanciati un attimo, beccato 6 gol. Maurizio, hai portato bene perché il Foggia ha realizzato il terzo gol. Sì, il Foggia ha allungato sulla Paganese 3-0 Curcio, quando lì raccontava questo bellissimo aneddoto, questo simpatico aneddoto, quindi il Foggia che è di nuovo passato, di nuovo allungato il risultato portandosi sul 3-0, quindi ha portato bene al Foggia. Ma no, dai. Cioè, io dico che Zeman penso che stia facendo un ottimo lavoro, mi dispiace quando viene criticato, come che è successo la settimana scorsa, no? Beh, questo è un allenatore che ha fatto grande Foggia, perché ha fatto grandi giocatori, quindi bisogna dargli tempo. Purtroppo qua, ma non solamente Foggia, dappertutto, perché vedo anche qui a Vicenza, dove abito io, ci sono 3.000 tecnici, tutti quanti che sanno della sua, ma caspita, ma un allenatore che ha in mano la squadra tutta la settimana, mi volete dire, caspita, che capisce meno di uno che sta in divano tutta la settimana e dopo magari va a vedere la partita allo stadio, oppure si vede la partita per seduto in divano e criticare come siamo capaci noi di farlo. Intanto io le porto bisogna lasciargli il suo tempo, capita, sono appena 10 partite, il campionato è lungo, sicuramente il lavoro di tema un prima o poi verrà fuori, poi vedi. Già oggi contro la Paganese vince 3-0, quindi è già la squadra si è rifatta del passo falso che ha fatto in Coppa Italia. Io prima di salutarla, innanzitutto le porto i saluti di tanti tifosi che ci scrivono durante la diretta, cioè per esempio Giancarlo Cavallo che scrive: grande Memo veniva insieme a tutta la squadra al cinema ad Apricena, quindi ricorda questo aneddoto. Poi c'è chi scrive: Memo un grande portiere. Poi c'è addirittura Marcello Mancini che ci scrive: Memo, Colla, Sali, Pirazzini, Bruschini, Scala, Salvioni, Bergamaschi, Bordone, Delliri, Uriviri. Quindi parla di questa di una storica formazione che io ascolto praticamente, sì. Non dico tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, perché ho i racconti di mio padre, quindi le portano i saluti tanti tifosi del Foggia che la riportano. Ma guarda, io ricambio, cioè sicuramente... Vedi, tutto questo mi fa piacere perché vedo che ci sono tanti giovani che non ci hanno visto giocare, sì. Eppure si ricordano di noi, perché magari i genitori gli hanno trasmesso qualcosa, gli hanno fatto vedere qualcosa. Per esempio, guarda, un episodio. Ieri, quando mi hai chiamato, no, ero in macchina con le mie nipotine e mi fanno: ma chi era nonno? È un giornalista di Foggia che mi vuole invitare domani su una diretta in televisione, però siccome non so se sono in macchina, se sono via, se sono a casa, no? Apro una parentesi, prima o dopo la facciamo una diretta in TV, Perfetto, me lo devi mettere per iscritto, Cioè, magari facciamo così. Mi aiuta a trovare anche qualche suo compagno di squadra dell'epoca, così cerchiamo di ricostruire per quanto ci riesce
quella formazione, quella storica formazione di quella promozione dal 75 al 76. Maurizio, ma noi su WhatsApp abbiamo creato un gruppo e ci sono tutti i giocatori che cominciano con Claudio Toni, Peppino Affattato alle 5 e mezza della mattina a dire buongiorno ragazzi, buongiorno di qua, e a un certo punto rompono anche un po' le valle alle 5 e mezza sentire il telefono che dà i segnalini di messaggi, no? Però ci si ritrova tutti. Adesso per esempio mi sono sentito con l'Elle Trentini, con Cimenti, con Bruschini ci sentiamo spesso, con Lino Rabaglietti, quindi vuol dire che oltre la professionalità è rimasta anche l'amicizia, capito? Sì. Certo. In quella squadra. Maurizio, allora noi ti aspettiamo sicuramente in video, anche se dobbiamo avvisare la gente che comunque la bella capigliatura che vediamo in fotografia non c'è più, c'è una bella pelata comunque molto precisa. Ma è di moda adesso essere pelati, vedo tanti attori, tanti giocatori che sono senza capelli, no dai. Sicuramente la gente si ricorderà lo stesso, anche perché stavi parlando te, Tony? Sì, sì. Cioè, anche perché se ti ricordi bene, io non è che avessi avuto tanti capelli, perché ti ricordi la chierica che avevo dietro? Sì, sì, no? Piazza 5 giornate era quella, sì. Quindi cominciamo già a perderli là, no? Che è stato un passo molto, molto veloce da quelli a essere adesso a zero. E ti ripeto, no? Stavo dicendo prima di mia nipote che perché vai anche in televisione te? Beh, insomma, gli ho detto qualche volta sono andato in televisione, no? Dove ti posso vedere in televisione domani? Ma no, domani no, però se te vai su YouTube, YouTube, no? Ti trovi la partita che ti interessa. Per esempio, ieri quando siamo arrivati a casa gli ho fatto vedere un Milan Foggia del 76, no? E mi fa, ma nonno, cazzo, da così saltavi in porta. E c'era tutta quanta quella gente che ti veniva a vedere. Ecco, per dirti, no? Che dopo tutto sommato, la mia nipotina che ha 10 anni, ha voluto rivedere il nonno giocatore, che no, il nonno. Noi la ringraziamo per la disponibilità, per la gentilezza di essere stato qui in collegamento con noi, e le rinnoviamo l'invito a partecipare in video, magari con qualche suo altro compagno di squadra, così ricordiamo quella squadra che tanti miei coetanei non hanno avuto modo di vedere, però guarda, di ascoltare, cioè, attraverso i racconti. Difficilmente posso trovarmi, anche perché qua vicino non c'è nessuno, a parte no, c'è Trentini che abita a Soave, Verona, Bergamaschi, e poi gli altri vivono tutti quanti lontano, quindi. Però ti ripeto, da solo ben volentieri. Ci arriveremo attraverso internet. Sì, siccome noi ogni anno ci siamo sempre trovati con quel gruppo là, no? Gianni Pirazzini che organizzava questi incontri, e ci siamo trovati a Venezia, ci siamo trovati a Pisa, ci siamo trovati a Riccione, e sono 2 anni che non facciamo niente perché con il Covid ci siamo sempre stati bloccati, no? Però è ancora in ballo la rimpatriata a San Benedetto del Tronto che sta organizzando Nicola Ripa, e speriamo che a giugno possa esserci questa possibilità di ritrovarsi, perché lo sommato ogni volta che ci troviamo ci si trova in 50-60 persone, con le mogli, con ex compagni, perché
da Liguori, da Colla, Bozzi, Tinelli, Tormen, Ottoni, cioè, ce ne sono Benevelli, e tutti quanti hanno un gran piacere di ritrovarsi, di passare 3 giorni assieme, tutti uniti. E l'ultima volta appunto che l'abbiamo fatta a Venezia è stata una rimpatriata da Oscar proprio. Allora noi l'aspettiamo, la ringraziamo. Niente, un abbraccio a tutti quanti. Antonio, un grosso abbraccione e dai, ci sentiamo presto. Spero proprio di sì, Maurizio. A presto. Ciao, grazie. In bocca al lupo per tutto. Ciao, grazie a Maurizio Memo per aver preso parte a questa diretta. Davvero tanti messaggi belli che ricordano quelle stagioni rossonere, insomma, con giocatori davvero di un altro livello rispetto a quelli del calcio moderno. Ovviamente non faccio riferimento al Foggia, faccio riferimento al calcio in generale. Tonio, minuto numero 70, cosa sta succedendo allo Zaccheria? È successo un po' di tutto. Il Foggia che ha sfiorato in 2 volte il 4-0, ma la Juve Stabia che è andata vicinissimo al gol almeno in 3 occasioni, quindi la Juve Stabia che non si arrende al 3-0 ma continua a giocare come se volesse accorciare le distanze. 3-0 per il Foggia, terzo gol siglato da Curcio, quindi due marcatori di giornata, 3 gol, 2 marcatori, Ferrante, Curcio, quindi doppietta per il numero 10 del Foggia. Tante emozioni quest'oggi allo Zaccheria, dal prepartita fino ad ora, quando siamo al 71esimo. Occhio perché c'è una brutta scena, c'è Garofalo, forse tra i milioni in campo, che viene trattenuto da un giocatore della Paganese a gioco fermo. Insomma, inizia anche a nascere un po' di nervosismo da parte degli ospiti, sotto per 3-0. Potito Sciarappa ci scrive: bel Foggia, quindi cambiano anche gli umori dei tifosi dopo questa prestazione. Tony, magari andiamo a leggere anche come cambiano i risultati degli altri campi. Andiamo a vedere subito gli altri risultati. La Foggia Paganese 3-0, Potenza 1, Picerno 0, Virtus Francavilla 2, Latina 1, quindi la Virtus Francavilla si è riportata in vantaggio su Latina. Andiamo a leggere anche la classifica, leggiamo soprattutto le zone alte, che sono quelle che interessano i tifosi rossoneri. Eccola qui la classifica, la mandiamo anche in sovrimpressione, perché il Foggia mantiene, insomma, questi 21 punti importantissimi per avvicinarsi sempre più al secondo posto della classifica. Bari che resta fermo a quota 27, Palermo 23, Monopoli 23, Turris 22, e poi incontriamo il Foggia di Zeman un punto sopra il Catanzaro, anche se in realtà il Catanzaro dovrà giocare questa sera il match che è stato posticipato. 73esimo, palla alta sul terreno verde dello Zaccheria, prova a metterla a terra Martino, quando ormai in realtà il pallone è fuori, si ripartirà con una rimessa laterale a favore della Paganese. A favore della Paganese. Ci scrivono, ci continuano a scrivere: Paganese, grande Foggia, saluti da Firenze. Ci scrive Vincenzo Altamura: dove vive il signor Memo? A Piacenza, l'ha detto lui stesso. Quindi magari aspettiamo. A Vicenza. Sì, ha lasciato Bergamo per spostarsi a Vicenza. Ha lasciato Bergamo a spostarsi a Vicenza. E la Paganese che prova a giocare da dietro, un cross lungo, fa buona guardia Sciacca, riparte il Foggia centralmente, si abbassa molto Curcio per aiutare e dare sostegno al centrocampo, che prova subito a servire Mercai in profondità. La palla però non arriva, occhio perché recupera palla il Foggia, prova il Foggia con Mercai, palla in profondità, atterraggio in area, c'è qualcuno che reclama un calcio di rigore, ma mi sembra sia un intervento regolare da parte della Paganese. Ma insomma, il Foggia, Antonio, sta giocando davvero molto bene questi minuti della seconda frazione di gioco. Indubbiamente è un Foggia diverso da quello visto in Coppa Italia contro l'Andria, è un Foggia che ha cercato di far sua la partita dall'inizio, ci è riuscito segnando ben 3 gol e sta continuando a insistere nelle fasi di attacco, anche se ha dovuto subire un paio di attacchi della Paganese piuttosto pericolosi.
È sempre la Paganese che prova ad impostare un Foggia che dopo il 3-0 spinge, ma cerca di gestire le energie. Ricordiamo che il Foggia sarà impegnato per due volte nelle prossime due gare, tutte e due in trasferta, prima a Catania e poi a Campobasso. Il tempo è galantuomo, ci scrive Paolo Tarquini, il tempo è galantuomo, rinnoviamo fiducia in Zeman. Paganese che dopo l'arrivo di Grassadonia ha vissuto un momento di particolare splendore, poi qualche diverse sconfitte di fila e oggi allo Zaccheria è sotto per 3-0 quando siamo al 76esimo. Paganese che prova ad impostare un gioco sporco in questo momento per entrambe le parti, sia per la formazione di Pagani sia per quella foggiana, una trattenuta costringe il direttore di gara, il signor Frascaro, a fischiare una punizione. Intanto ci saranno due cambi per la formazione di Grassadonia, entrano con il numero 16 Volpicelli ed esce il numero 24 Cretella e poi fa il suo ingresso in campo il numero 32 Alessandro Campanile al posto di Carmine Iannone, numero 27. Penso sia siano due cambi. Ce n'è un altro ancora. C'è il numero 14 che entra e si tratta di Giorgio Viti per il numero 20, Davide Manarelli. Due cambi anche per il Foggia, Rizzo Pinna e Ballarini. Tra poco vi diremo al posto di chi, quindi Zeman che risponde a Grassadoni e manda in campo Ballarini al posto di Vincenzo Garofalo e Rizzo Pinna. Vedremo chi andrà a sostituire. C'è intanto il team manager del Foggia, Mario De Vivo, che è pronto ad alzare la lavagnetta luminosa per segnalare il cambio. Eccolo qui, arriva in questo momento, esce il numero 26, si tratta di Tuzzo, ed entra Rizzo Pinna. Quindi Rizzo Pinna che va ad occupare una zona del tridente. Tonio, che ne pensi della prestazione di Tuzzo e di Garofo? No, non mi è sembrata una prestazione abbastanza positiva di entrambi. Forse probabilmente Zeman li vuole risparmiare questa parte finale della gara, ma comunque hanno un bel meritato di rimanere in campo anche. Fatemi salutare chi ci scrive, fatemi un saluto foggiano dall'Abruzzo Zafò, Michele Di Conza. Michele, ti salutiamo come salutiamo anche Vincenzo Curatolo che ci scrive forza Foggia da San Benedetto del Tronto, quindi dove c'è un foggiano c'è Foggia, direbbe qualcuno. A Foggia hanno subito scambiato Zeman per un mago. Insomma, il Foggia comunque, nonostante le critiche e punti importanti persi per strada, è nelle zone alte della classifica, sopra formazioni quotate alla vittoria di questo campionato. E poi la distanza con il Bari si è ridotta dopo la sconfitta dei biancorossi. Foggia che riconquista palla a centrocampo, prova a gestirla sulla corsia di sinistra, una formazione di Zeman che usa l'energia, come detto poc'anzi, cerca di correre di meno e di gestire molto più la palla. Ovviamente siamo al 78esimo, 3-0, un Foggia che fino a questo momento ha dato quello che doveva dare alla partita per portare a casa i tre punti. Forza Foggia anche da Legnano, ci scrive Gianfranco. Zeman sei immenso, e mi sembra chiaro il dato, Tonio, quasi tutti zemaniani. Sì, indubbiamente si sta rivalutando molto la figura di Zeman dopo questa partita, considerando le critiche che ci sono state dopo la Coppa Italia e soprattutto l'ultima partita in trasferta. Chiedono notizie sul marchio del Foggia. Allora, noi ve le diamo subito. Eccolo qui. Ho la pagina davanti a me che riguarda l'asta del marchio del Foggia. Sarà la settima asta, settimo esperimento. Si terrà alle 12:30 del 16 novembre 2021. Adesso vi dico anche la cifra di partenza.
eccola qui la cifra di partenza, sarà 80.000 euro. Quindi continua ancora questo gioco, io lo definisco un gioco, perché il marchio dei Satanelli ancora non è stato acquistato, e quindi è all'asta, e appartiene appunto al curatore fallimentare del Foggia, che apparteneva a Sannella. Quindi ci sarà la settima asta in data 16 ottobre 2021 alle ore 12.30 con prezzo di partenza 80.000 euro. Quindi Satanelli, che vivono ancora nel nulla, non appartengono a nessuno. 39% il 39% di possesso parla per la Paganese, 61% invece per il Foggia, quindi un Foggia che sta dominando la partita. Paolo Tarquinio ci scrive: complimenti per la professionalità, ci fate compagnia e ci riempite l'entusiasmo quando gioca il Foggia. Grazie a te Paolo per essere in nostra compagnia su Mitico Channel. Rimanendo in termini di paragoni, ci scrive invece Marco: questa squadra, anche se meno tecnica, mi sembra molto più quadrata e compatta di quella del 2010. Cosa ne pensate? Rispondi prima tu, Tonio. Ma indubbiamente abbiamo già detto che la squadra del 2010 era una squadra tecnicamente di gran lunga superiore a questa. Più quadrata non lo so, perché comunque sia quel Foggia poi ha deluso alla fine, ma comunque era una squadra che quando giocava a calcio faceva deliziare, se vogliamo, cosa che questa squadra solo a tratti è riuscita a fare fino a questo momento. Allora rispondo io. Premesso che il calcio è un gioco, quindi come un gioco bisogna divertirsi, e piace il divertimento, piace un allenatore come Zeman che pensa al risultato ma soprattutto pensa al divertimento, io sono comunque anche di un'idea che nel calcio bisogna fare risultati e bisogna vincere, perché come detto prima è un gioco. Il Foggia del 2010 era un Foggia diverso, perché era un Foggia completamente giovane, con tanta qualità, molta più qualità di quella di quest'anno, ma era un Foggia inesperto. Quest'anno abbiamo giocatori con un po' più di esperienza in Serie C, anche Ferrante, Curcio, Rocca, Lastra, Volpe, e io penso che in fondo in categorie come queste sì, la qualità, c'è bisogno di qualità, ma c'è bisogno soprattutto di concretezza, quindi di portare a casa il risultato. E dal mio punto di vista una squadra come quella di quest'anno è molto più a misura di Lega Pro, di Serie C, anche se in realtà i campionati passati erano campionati diversi. Ora c'è bisogno di molto più esperienza e soprattutto fisicità, quindi sono d'accordo, anch'io vedo una squadra più quadrata, ma forse non direi più quadrata, direi più all'altezza di questa categoria. Intanto il Foggia prova sempre ad attaccare, c'è Baiocco a terra, si avvicina il direttore di gara per sincerarsi delle condizioni, e nel frattempo rivediamo il replay di questo scontro di gioco tra Baiocco e un calciatore del Foggia, portiere, si tratta portiere. Rizzo Pinna, sì. 82 i minuti di gioco sul rettangolo verde dello stadio Pino Zaccheria. Ricordiamo l'appuntamento con Mitico Channel, ovviamente restate sempre in collegamento con noi, perché ci sarà 90esimo rosso-nero, il post partita, in compagnia di Pino Tunno e i suoi ospiti, sia sui canali social di Mitico Channel sia in TV, collegandovi sul canale 72 del digitale terrestre. Si tratta di Teleblu. Continuano a scriverci: nel 2010 ci hanno rubato tante partite, comunque il passato, scrive Potito Sciarappa. Ovviamente penso faccia riferimento a punti persi per strada. Ricordiamo che il campionato fu vinto dalla Nocerina. 83esimo, la Paganese prova ad attaccare sulla corsia di sinistra, fa buona guardia Rizzo Pinna, dietro c'è anche un altro difensore del Foggia, si tratta di Nicolo Sciacca. Anzi, scusatemi, Nicolo Sciacca e Nicolo Sciacca della Serie A, si tratta di Davide Di Pasquale, tra l'altro è stato in collegamento con noi attraverso gli schermi e la voce di Massimo Marsico nel corso di contropiede. 83esimo, prova sempre la Paganese a ripartire per le vie centrali, si allarga sulla corsia di sinistra, ma lì ci sono Rizzo Pinna e Galattoni. Paganese che prova a sfondare sempre sulla corsia di sinistra, che corrisponde a quella del Foggia, la corsia destra del Foggia, e in fondo non capisco perché Tonio la Paganese prova a sfondare su quella corsia, perché lì comunque ci sono Rizzo Pinna che da quando è entrato insieme a Garattoni stanno facendo ottima guardia, quindi praticamente impattano ogni volta contro un muro fatto di uomini. Si vede che Grassadoni, magari considerando la formazione del primo tempo, aveva pensato che fosse il lato debole del Foggia quello. Poi anche i cambi hanno contribuito comunque a renderlo più forte questo angolo.
84esimo, si continua sempre a giocare, ma siamo davvero nei minuti finali. Tra pochissimo cederemo la linea agli amici sponsor e poi andremo a rileggere la classifica e a commentare davvero gli ultimi secondi di gara. Foggia, che è molto più, possiamo dirlo, molto più soft, molto più leggero in questo fine gara, prova a gestire il triplo vantaggio 3-0 secco sulla Paganese. Occhio perché c'è una disattenzione da parte di Maselli, bravo a recuperare però il pallone, allarga sulla sinistra dove c'è un bellissimo passaggio a favore di Mercai al centro dell'area, buona la copertura di un difensore in maglia bianca e quindi termina con nulla di fatto l'azione dei rossoneri. Siamo davvero alla fine, Tonio, e quindi è il momento dell'ultimo quesito. Ti chiedo un nome, anzi magari ne facciamo due, l'altro lo facciamo scegliere ai tifosi che ci seguono da casa. L'uomo partita mitico Chale per questo Foggia Paganese, oggi è più bello nominarlo perché il risultato è a nostro favore. Beh, indubbiamente Curcio ha realizzato due gol, quindi penso vada a lui la palma di migliore in campo, se vogliamo, almeno per quanto riguarda il risultato finale, che ha regalato due gol ai rossoneri. Anche se io non disdegno assolutamente la prestazione di Ferrante fino a quando è stato in campo, prima di essere sostituito, ma voglio dare una parola di conforto alla difesa quest'oggi, che mi è sembrata quasi impeccabile in alcuni interventi. Un applauso alla difesa, ma mandiamo ovviamente i nomi di Tonio per la nomination, i due nomi di Tonio per la nomination di Uomo Partita Mitico Channel sono quelli di Alessio Curcio e Alexis Ferrante, ma soprattutto sarete voi a decidere chi sarà l'uomo partita di Foggia Paganese, sarà eletto nel corso di 90esimo rossonero in format di Pino Tunno, quindi potete scriverci attraverso i commenti delle nostre dirette Facebook e YouTube chi è per voi l'uomo partita di Foggia Paganese. Vedo un commento, vediamo chi ci scrive. No, non è un commento che riguarda il migliore in campo. C'è Angelo che scrive: chissà se Grassato neanche questa volta darà la colpa a Padarino. Un commento ironico da parte di un tifoso rosso-nero. Tra l'altro ne approfittiamo, abbiamo contattato diverse volte mister Padarino, noi lo aspettiamo che allora fosse l'ascolto. Mister, ti aspettiamo qui ospite di fino al 90esimo, sappiamo che quest'anno si è impegnato con i Eleven Sport, però ti aspettiamo quanto prima. Paolo Tarquinio ci scrive: Ferrante ha una saetta micidiale, non vorrei essere nei panni del portiere, quindi penso che Paolo, per Paolo la palma debba andare proprio al centravanti argentino, ad Alexis Ferrante. Poi c'è un commento, un'analisi di fine gara: grande Foggia, abbiate fiducia in Zeman, quando gli altri avranno la lingua di fuori noi ci prepareremo alla volata. Zafolè, Schitella, Curcio, man of the match, l'unico che batte Zeman è Tonio. A fumare, dice, anche se in realtà Tonio da qualche partita a questa parte, anzi da diverse partite a questa parte, è precisissimo e ha abbandonato la sigaretta anche lui come Zema. Se Zema non può fumare in panchina, Tonio non può fumare durante la cronaca del match. Cerchiamo di farlo sempre meno perché ci serve per la salute tutto qui. C'è Alfredo Troisi che ci scrive: perché non provate a invitare Munard? David Munard è già stato in nostra compagnia, è stato uno dei primissimi a prendere parte a questa diretta, sicuramente lo richiameremo nel corso del girone di ritorno. David è stato e sempre disponibile con noi, è un amico di Mitico Channel, quindi lo ritroveremo quanto prima, David Munard, magari perché noi in compagnia del pescador Salgado. Poi c'è Marco che ci scrive: Curcio soprattutto in risposta alle critiche ricevute, molte volte ingiuste. Ricordiamoci che Alessio non è un esterno d'attacco, quindi per Marco il man of the match di Foggia Paganese è Alessio Curcio. Per Rocco invece vedremo fra 3 mesi le altre squadre come saranno messe atleticamente. Quindi mi pare di vedere che oggi c'è fiducia in Zeman, soprattutto se si pensa al futuro. Tonio, siamo davvero ai minuti finali, c'è il nostro Benito dalla Norvegia, Benito Rendinella, che ci chiede la lettura e il commento della classifica. Allora noi, magari Tonio, andiamo a leggere i parziali quasi finali dagli altri campi e poi focalizziamo la nostra attenzione sulla classifica. Allora ribadiamo anche le partite già giocate ad Andria: Palermo batte Pidelisandio 2-0, a Monterosi, da Turri si è battuto il Monterosi Tuscia per 3-1, Foggia 3 Paganese 0, Potenza 2 Picerno 0,
Virtus Francavilla 2, Latina 1. Catanzaro Messina si giocherà alle 20:30. Eccolo qui il turno letto e commentato da Antonio. Andiamo allora a leggere la classifica per vedere come cambia la posizione del Foggia, e soprattutto una classifica positiva che sorride al Foggia, e quando la classifica sorride al Foggia sorridono anche i tifosi del Foggia paparazzati in questo momento dalle telecamere di Neve Sport. È sempre bello vederli cantare e sostenere la squadra. Ovviamente ci auguriamo che le multe siano finite, perché davvero è sempre spiacevole leggere queste notizie di cronaca. Questa è la classifica: Bari capolista con 27 punti, seguono a quota 23 Palermo e Monopoli, Turris 22, Foggia 21, Catanzaro 20, Avellino 20, Virtus Francavilla e Taranto sempre a 20 punti, Juve Stabia 17, gli stessi di Paganese, segue poi il Catania a quota 16 con Campobasso e Picerno, 13 punti condivisi in condominio anche per Potenza e Monterosi, Messina 12, Latina 11, Vibonese 9, Fidelis Andria 9, quindi in fondo alla classifica finiscono Vibonese e Fidelis Andria. Quindi Potenza che ha raddoppiato con Zagaria al 90esimo. Manca davvero poco al fischio finale di questa 13ª giornata, in programma lo ZAC tra Foggia e Paganese. Ovviamente continuate a scriverci e a dirci chi per voi merita la palma di Man of the Match. I nomi sono quelli di Alexis Ferrante, autore del primo gol, e poi di Alessio Curcio, autore di una doppietta. Curcio che mancava al gol da diverse giornate e che oggi ha regalato a mister Zeman e i suoi compagni di squadra, fino a questo momento, ma possiamo dirlo, manca davvero pochissimo, la vittoria della partita. Quasi 92esimo, si attende la segnalazione del direttore di gara per quanto riguarda il recupero. Ci chiedono poi, Tonio, invitate Rambo Rambaudi, e qui ovviamente intervieni tu. Eh sì, perché se ricorderete abbiamo cercato di invitarlo qualche settimana fa. Rambaudi ha un contratto con una radio nazionale, per cui non è possibile averlo ospite nella nostra trasmissione. Si è scusato con noi, chiaramente, avrebbe voluto anche partecipare, ma un contratto glielo impedisce. Forza Foggia da San Ferdinando, di Puglia. Salutiamo tutti gli abitanti di San Ferdinando, rossoneri. Rossoneri seguono il Foggia, il campionato è lungo e Zeman esce sempre alla distanza. Fiducia sempre assoluta nel maestro Zeman. Oggi tanti messaggi davvero che elogiano il lavoro di mister Zeman, soprattutto se si pensa al futuro. 92esimo il Foggia, che prova a giocare sulla zona da tre quarti, una palla verso il centro dell'area di Martino, viene però chiusa dalla difesa e un rimbalzo favorisce il tiro di Holger Mercai, un tiro però telefonato e parato senza problemi. È sempre il Foggia che prova ad attaccare, va di nuovo al tiro dalla breve distanza, un tiro debole però di Rizzo Pinna, viene anche questo parato da Baiocco. Invitate Brian Roy? Con Brian Roy ci potremmo provare, quindi vedremo. Anche Dan Petrescu, ci dicono. Anche Dan Petrescu, quindi ovviamente noi prendiamo nota e cercheremo di arrivare a contattare questi grandi personaggi della storia del Foggia, ma ovviamente anche del calcio, perché un po' tutti loro sono impegnati. Ci chiedono di Baiano. Ciccio Baiano è stato domenica scorsa, due domeniche fa, è stato in collegamento con noi per circa 30 minuti, ha parlato di tutto Ciccio Baiano, ed è stato davvero un piacere averlo con noi. Lo ritroveremo sicuramente nel corso di questo campionato. Risultato finale allo Zaccheria, signori, tra Foggia e Paganese, il finale di 3-0. Ricordiamo i marcatori: Alexis Ferrante e poi doppietta di Curcio, primo gol segnato sul rigore, e poi Curcio che in realtà ha portato il Foggia sul triplo vantaggio. Il riassunto di Tonio Siepa su questa vittoria secca del Foggia. Indubbiamente il Foggia oggi ha fatto due regali contemporanei: a Zeman per la sua millesima panchina, ecco l'abbraccio con Grassadoni a fine partita, e poi ha regalato anche questa vittoria al presidente del Foggia, che oggi festeggia il suo compleanno a Canonico. Dunque doppio regalo del Foggia, ma il terzo regalo, quello più gradito, è quello sicuramente fatto ai tifosi, per una prestazione davvero di livello superiore rispetto alle ultime.
un 3-0 netto, che poteva anche avere un punteggio più basso se il Foggia avesse avuto più precisione nell'ultimo tiro, soprattutto nella parte finale della gara. E comunque un Foggia che oggi ha sicuramente convinto tutti quelli che hanno assistito alla gara allo Zaccheria. 3-0, quindi il Foggia che vince, che si lancia alla ricerca del, possiamo dire, del secondo posto della classifica, non è così distante, dista solo 2 punti, e quindi davvero un Foggia che cerca il non diciamo il primato, perché ovviamente c'è sempre il Bari lì in testa, ma cerca davvero posizioni importanti. Tonio, siamo in conclusione, vuoi aggiungere qualcosa? No, volevo soltanto aggiungere che comunque la prestazione di oggi lascia ben sperare anche per le prossime 2 gare, entrambe in trasferta, come dicevi tu, entrambe di una certa difficoltà, per cui forse questa vittoria serve anche e soprattutto per il morale dei calciatori. Sì, il Foggia che ritroverà nelle prossime 2 giornate, prima il Catania in trasferta allo stadio Massimino, l'ex Cipali, e poi il Foggia che andrà a giocarsela a Campobasso, una delle squadre rivelazione di questo inizio di campionato. Ci continuano a scrivere, Tonio, quindi c'è la fila che ci scrive: Tonio, Dani, vi ringrazio la compagnia anche oggi, a domenica prossima, sempre Forza Foggia fino alla fine, ma soprattutto noi ringraziamo voi che come sempre siete all'ascolto di Mitico Channel. Io ringrazio Tonio Sepa per essere stato in mia compagnia. Grazie a te, Daniel, e a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino a questo momento. Grazie a tutti voi, ovviamente restate in collegamento su Mitico Channel, perché c'è il post partita con Pino Tunno e i suoi ospiti, c'è il 90° rossonero, e noi ci vediamo settimana prossima per raccontare quello che sarà il match tra Catania e Foggia. Buonasera a tutti e buon proseguimento di visione su Mitico Channel.